intercettazioni su Silvia Masullo. Hanno chiamato dalla procura, dobbiamo mandare tutto quello che abbiamo. Ci hanno tolto l'indagine. Ma che pretendevano da noi? Abbiamo fatto quello che potevamo, no? Non tutto. Il Sant'Andrea deve restare su questa indagine, se questi non lo capiscono. Già ci sta pensando Cafasso, Stefano. In ogni caso, fin da adesso, tu ne starai fuori. Dottor, io il colpevole l'ho trovato. Non me ne serve un altro. E io lo sapevo da principio che la stavo ammazzando. Lo sapevo che la stavo uccidendo. Cercavo proprio lei. Che è successo? Hanno rubato tutto. La signora Olivia è convinta che il furto dell'auto sia da ricollegare ai problemi che ha avuto fin dall'inizio con i parcheggiatori abusivi. Il parcheggio è stato chiuso per anni formalmente, ma in realtà c'era questo gruppo di abusivi che continuava a gestirlo. Abbiamo recuperato il 90% della refurtiva, ma la cosa interessante è che questa refurtiva si trova in una cava che si trova nel territorio di De Giovanni. Ho vinto una gara d'appalto regolare e la gestione di quel parcheggio tocca a me. Qui siamo di fronte a una vera e propria guerra di scissione in atto. Allora tutti gli eserciti fanno il possibile per mettere le mani sui terreni liberi. La situazione è sotto controllo. Fino a quando non me lo trovo davanti a quello stronzo di matrone, nulla sarà sotto controllo. Lo troviamo, non ti preoccupare, pagherà tutto quello che deve pagare. E di quella del parcheggio che mi dici? Ma quello è un problema risolto. Strano, perché a me risulta una cosa diversa. Ma che fate? Fattenda! Sta passando di brutta la pistola! Il commissariato Sant'Andrea collaborerà con la DIA per l'indagine sulla morte di Silvia. Pensavo di riaverti tra noi, se anche tu lo vuoi, ovviamente. Come vede, è ufficiale. Il Sant'Andrea è di nuovo nelle indagini. Speriamo solo di poter essere utili. Di quale filone dobbiamo occuparci di preciso? No, di nessuno in particolare. La DDA vuole un paio di nomi cui fare riferimento se e quando ce ne sarà bisogno. Mi scusi, dottor Menale, che cosa significa? Come sarebbe se e quando? Allora, preferiscono tenere loro il coordinamento delle indagini e delegare compiti operativi in caso di necessità. Ma noi siamo ben contenti di cooperare, però, come lo dice lei, sembrava una manovalanza la nostra. Dottore, provi lei a convincere i suoi uomini che questo è un grosso segno di stima. Ma sì, dottore, certo. E faremo la nostra parte, non ne dubiti. Ci sono aggiornamenti nelle indagini? Allora, stiamo cercando di stabilire il punto preciso da cui è partito il colpo che ha ucciso la Masullo. Però, come vede, abbiamo soltanto delle ipotesi. Ah, non basta la perizia balistica. No, la testimonianza di Sciacca non è stata sufficiente a chiarire la posizione della donna. Per cui, per risalire alla traiettoria del proiettile ci vorrà del tempo. La zona è stata perlustrata? Sì, sì, abbiamo anche trovato qualche traccia. Abbiamo trovato una gomma americana, carta di cioccolata e mozziconi di sigaretta. E quindi la speranza è nell'analisi del DNA. Vabbè, giusto una speranza, visto che siamo al buio anche sulla posizione del killer. L'arma del delitto? Un fucile di precisione, calibro 308 a frammentazione. Colpo sicuro. Un proiettile che non conserva rigature. Sa il fatto suo questo qui. Sciacca, come sta? Ci vuole del tempo in queste cose. Però io sono fiducioso. Valerio, se non c'è nulla in contrario, io vorrei mettermi subito a disposizione. Aspettavo solo che me lo chiedessi. E il secondo? Battiston? Ma com'è che andiamo tanto d'accordo?
dirlo. Prima vediamo se Antonio mi aspetta al varco come al solito. E dai, che oggi non sei nemmeno in ritardo. Anzi, fai una cosa, se vedi Giulia, dire di fare presto. Da quando mi sono svegliato, ve lo dico a parte. È più forte di loro, di me. Tanto poi a noi ci cazziano. Buongiorno, dottore. Buongiorno a te. Sciacca, buongiorno. Fa piacere rivederla. Già tornato in servizio. Prima devo essere sicuro di potersi fidare ancora di me. Poi vediamo. Scatta le foto. Guarda che ti si legge in faccia. Fai come ti ho detto, scatta le foto e fatti gli affari tuoi. Demetrio, hai trovato qualcosa? Niente. Come al solito, nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente. Manco fossimo su un'isola deserta. Beh, comunque c'era poco da scoprire qua, Stefano. Questi o sono amici di De Giovanni, a farli fuori ci hanno pensato quelli di Matrone. Oppure sono amici di Matrone e ci hanno pensato quelli di De Giovanni, è abbastanza matematico, no? Questa volta no, ma per no potrebbe essere mancante. Perché? L'uomo è Ciro Ranieri, lavorava a cantiere dove è stato trovato il corpo della figlia del boss. Ma non staremo noi a romperci le corna su questo caso, tranquilli. Buongiorno. Buongiorno. Dottore. Ci si rivede spesso ormai. Testimoni? Niente di niente. A parte una dritta di De Pretis. Non so, forse vuole parlare con qualcuno della DIA prima. Che a voi del Sant'Andrea piace stare in prima linea, questo lo sanno anche i sassi ormai, De Pretis. Ma qui c'è una guerra in corso, quindi mi risparmi il suo sarcasmo. Mi scusi, ma c'è andato di mezzo il nostro collega. Ecco la fotocopia. Ma sì, me ne fai altre 20, Alfio? Fai 30, va, aspetto qua. Alfio, telefonate per me? Te l'avrei passata, no? Non ero in ufficio, altrimenti non te l'avrei chiesta, lui? Niente. Alfio, aspettavo un fax importante, è arrivato? No. Sicuro? Sicurissimo. Allora? Niente. Niente fax, niente telefonate, niente di niente. Però se ci tenete tanto, vi chiamo io quando esce. Sono là dentro ormai da 2 ore. Rapi. Buongiorno, dottor. Buongiorno. C'è altro da firmare? Controllo, dottore, ma non credo. Notizia De Pretis? È ancora sul luogo del delitto, dottore, c'è anche il questore. Ma perché Pietro non ha detto niente? No, me l'ha detto. Quindi il questore, la DIA, Menale. E così abbiamo esaurito il lavoro. Adesso non ci resta che commentare le notizie dei giornali. Ma sempre lavoro sarebbe, perché è tutto sulla guerra della camorra, dottore. Commissariato Sant'Andrea? Dove? Va bene, mandiamo subito qualcuno. Che succede? I pompieri li hanno chiamati per entrare in un appartamento, ma vogliono anche la nostra pattuglia. Che faccio? Faccio io. Eh? Vabbè. Ehi, tenetemi informato, voglio sapere. Sì. Però è scrupoloso questo dottor Orlandi. Ecco. Allora, Sabato? E allora che? Lui ha chiesto e io ho disposto, come da regolamento. Speriamo che lo psicologo sia meno lapidario. Alfio, appena esce, voglio nel mio ufficio il dottor Orlandi. Va bene, dottore. Vede, ispettore, le finestre sono quelle. E da quanto tempo sono chiuse? Ma di preciso non saprei, una settimana più o meno. Una settimana? Sì. E perché ci hai chiamato solo adesso? La signora è un po' strana e io non ci avevo fatto caso. Ma oggi che è successo di nuovo? I gatti, ispettore. È da stanotte che miagolano, io non potevo più. E poi glielo dici una che i gatti li adora, Ma la signora non potrebbe essere andata da un parente, che ne so, a fare un viaggio? La Grandoni, no, ne dubito. E poi, anche se fosse, quei poveri gatti stanno impazzendo là dentro. La prego, faccia qualcosa. Credo possiamo. Aspetta,
Quando sul retro sono chiuse, allora che si fa? Non lo so. Si scusi. Prego. Facciamo. E che facciamo? Aspettiamo che i gatti ci vengano alla via porta. Dobbiamo sfondare. Certo, ma quella la porta è blindata, ci vorrà una vita po', per. Ma che c'hai da fare stamattina? No. E allora? Procediamo. Sì, là. Un momento, il tempo di prendere. Il tempo passato è troppo poco per aver già superato quello che è successo. Questo non significa che non sia idoneo al servizio. Può darsi, però io non posso autorizzarla a reintegrarlo subito nel suo ruolo. Potrei tenerlo su casi secondari. Ma vede, il problema non è l'importanza dei casi, ma è la sua capacità di autocontrollo. Quanto a quella sciacca, neanche troppo. È proprio quello il problema. Perché lui non lascia trapelare nulla, ma il trauma c'è, non c'è dubbio. Insomma, secondo lei sarebbe una specie di bomba a orologeria? Sì, che potrebbe esplodere domani o fra un mese, o forse mai. O magari trasformarsi in una vera e propria depressione. Ora è troppo presto per dirlo. Intanto? Intanto vacanza, riposo, relax. Niente di originale, ma funziona. No, con lui non funzionerebbe. Lui si chiuderebbe in un posto, solo. Almeno qui lo teniamo d'occhio. Ma avrà degli amici, dei parenti? Noi. Noi siamo la sua famiglia. Fino a poco tempo fa dormiva anche qui. Va bene, allora proviamo con un lavoro d'ufficio. Qualcosa che gli occupi la mente senza dargli stress. Potrei metterlo in archivio. Purché stia lontano da azioni, indagini e qualsiasi pressione emotiva. Mi sembra la soluzione migliore. Grazie. Tornerò domani per un altro colloquio. All'inizio voglio seguirlo da vicino. E mi sembra giusto. Mamma mia, che è sta puzza? Fila, non accendere la luce, eh? No, no. Essendo un negozio di un robbi vecchio qua. I vicini l'hanno detto che la signora era strana, no? Apri un po' la finestra, sì. Fila. Mamma mia. Fai, ti metti a giocare con il bambino. Posso sta bambina, te vai a vedere di là, vai! Detto qua non c'è niente. Cioè, c'è sempre lo stesso casino, la stessa puzza, però... Silla, continua a controllare in silenzio. Fai attenzione. E peggio, aspetto stavo. Cinque confezioni di cartelline morbide. Sì. 10 classificatori ad anelli. Sì. 3 pacchi. Devi andare in archivio o metti su una cartoleria? Mi hanno messo al sistema delle cartacce? E io questo faccio. Sistema delle cartacce, ma a modo mio. Andiamo avanti. 3 pacchi di bigliettini adesivi. Possiamo continuare? 3 pacchi di? Seppolo subito. 3 pacchi di bigliettini adesivi. Posa il suo telefono. Chi è al telefono? Non ne posso più di mia madre. Stai tranquillo, a patti ci penso io. E poi mi chiama 20 volte al giorno e serve questo, e serve quest'altro. Alfio, il segreto c'è. Spegnilo. Sì, come faccio? Se mi chiama Patti. Se ti chiama Patti, possiamo continuare? Eh? E lei? Oh, Gesù mio. E dove vuoi che sia? Sì. Sta tranquillo che non voglio fare tanti discorsi. Meno male, grazie. Hai parlato già con lo psicologo? Veramente è stato lui a parlare, ha parlato tanto, ma non con me. Con Cafasso. Risultati? Mezzo servizio. Sempre prudenti, capi. No, può darsi che questa volta ci abbiano ragione. Hai saputo di Ranieri? Ranieri? Quello che lavorava a cantiere dove hanno nascosto il cadavere della figlia di Paternò. Comunque l'hanno ammazzato stamattina insieme alla fidanzata. Ma non è roba nostra nemmeno quella, perché io ho parlato con l'ispettore della DIA. Scusami. A mezzo servizio sto e a mezzo servizio voglio lavorare.
tutto, il resto non mi interessa. Sì, dottore. È qui davanti a me. Va bene. Pettinella. Pettinella, ti informo che è fuori dalla grazia di Dio. Dice che sono 20 minuti che ti aspetta. Possiamo continuare? Possiamo continuare. Ah, grazie. Venga qua. Allora, e dove eravamo giunti? Eravamo alle graffette. Pronto? Sì, solo un secondo. Io ho finito, dottoressa, grazie. Va bene, a dopo. Sono tutto tuo, dimmi. Sì, ho prenotato giù alla Marina Grande per domani sera. Eh no, quella è una sorpresa. Sì, scusa, ma ora ti devo lasciare. Va bene, bacio, ciao. Scusi, sono interrotto. Se vuole passo dopo. No, io ho finito, per carità. Se il magistrato è d'accordo, per me si può rimuovere. Ti sei già fatto un'idea? Strangolamento. Ma non credo le basti. Più o meno quando può essere successo? Da più di una settimana. Dovrei esaminarla per essere più preciso. Beh, sarebbe bello avere referto prima del pomeriggio. Sarà fatto. Mamma mia, almeno qui si respira un po'. Sì, là, pur di non sopportare questa puzza, andrò a fare una passeggiata e interrogare il vicinato. Sì, è tipico suo. Buongiorno. Scusate il ritardo, ma ho fatto prima che potevo. Oggi è un inferno. Non preoccuparti. Non credo che abbia fretta la signora. Vado? Sì. Come mai non viene a controllare? Di colpo si fida di me? Io non mi fido neanche di me stessa, figuriamoci se mi fido di te. Segni di effrazione, dottoressa? Nessuno, né sulle finestre né sulla porta, mi ha detto la maglia prima di entrare con i vigili del fuoco. Quindi o l'assassino aveva le chiavi oppure ha trovato la porta aperta. Sì, oppure ha dei poteri che ancora noi non conosciamo. Altro? Altro, sì, ho rilevato delle impronte, devo confrontarle in laboratorio. Certo, è stato un miracolo con questo caos. Sarà difficile capire se hanno portato via qualcosa. Ma lei pensa a una rapina? Beh, diciamo che è un'ipotesi come un'altra. Ma no, che dici, sono pieno di lavoro. Ok, vado per domani sera. Va bene, senza ciao. Senza ritegno, non la finisce mai, senza ritegno. Una vergogna. Si fa qua, vada in casa, forse è meglio. No, no, in casa non ci posso stare. Se non controllo la situazione sto male. Ma pure tutto questo trambusto non è che mi metta allegria. Immagino. Io dovrei farle qualche domanda. Posso farlo adesso? Non sa cosa penso. Quando uno è vecchio, è vecchio. Arriva un momento nella vita in cui non siamo più persone. Si diventa una categoria. Perché dici così? Perché la verità. Io insegnavo matematica. Adesso sono solo una vecchia. Una nel mucchio. No, no, no. Mi lasci dire. Bisogna prenderne atto invece. Perché noi, se non ci truffano, ci rapinano. Se non ci rapinano, ci ammazzano. Non è detto che la signora Grandoni sia stata ammazzata per una rapina. Io non lo so perché l'hanno fatto. Non lo so. So soltanto che noi in Italia siamo più di 11 milioni. E allora non sarebbe meglio darsi una mano? Certo, sarebbe meglio. Sua vicina però non la pensava così. Mi sembra di aver capito. E se ne stava sempre sola, a parte i gatti. Sola e barricata in quell'appartamento. Non aveva nessuno, non so, un parente, qualcuno che la venisse a trovare? Io non ho mai visto nessuno. Anzi, una volta che l'ho suonato perché non stavo bene, avevo bisogno, mi ha sbattuto la porta in faccia. Faceva storie con i vicini? Litigava con tutti, guardi. Gli inquilini, la padrona di casa. Quando le ha dato lo sfratto, è successo il finimondo. La padrona di casa, come si chiama? Valeria Manzillo. Valeria Manzillo. E l'appartamento di sopra, quello della signora Grandoni, non è abitato da nessuno. Suoniamo, ma non ci aprono. E ultimamente un signore più o meno sulla quarantina, a meno che non abbia già lasciato l'appartamento. Come mai? Perché l'affittano a periodi. Comunque, guardi, la Grandoni era fissata.
I mobili li sentiva spostare lo stesso, anche se non c'era nessuno. E allora dava di matto, urlava sulle scale, si attaccava ai campanelli. Va bene, grazie. Io ho finito così. Qui andare per qualche giorno? Dai nipoti, qualche amica. Si vede che ho paura. Solo un poco, ma resta tra noi. Domani, sì. E non ci devono stare errori. Hai capito bene? E quando hai fatto, torna qua. È tutto in ordine. Non credo. La guerra è caos. E noi ci stiamo in mezzo. State tranquillo, ormai De Giovanni c'ha solo terra bruciata intorno. Dimmi, Vincenzo. Quanto valeva per te quell'uomo che ti hanno ammazzato? Cosa volete dire? Tutto si misura. Anche il valore di una morte. Allora, quanto valeva e quanto vale quello che l'ha ammazzato? Che dovrei fare, secondo voi? Fare finta che non è successo niente, don Carmè? Quello era uno dei miei. Ed è grazie a lui se avete saputo. Io so solo una cosa, che ogni colpo sparato ne deve rispondere un altro. E questa è l'unica regola che conosco. Per me ormai c'è un solo colpo che conta. L'ultimo. Quando verrà il momento? Intanto la faccio pagare a chi ha ammazzato Ciro. Angela Grandone, 73 anni, pensionata, vedova dal 1961, niente figli. Altri parenti? Sì, ha due nipoti, una a Vienna, l'altra residente ad Avellino ed è sposata, le abbiamo già avvisate. Bene. Dottore, che si ricava dall'autopsia? È solo un referto preliminare, ma so che la rapidità è apprezzata. Perché non si è a scapito della precisione? Decesso per strangolamento, risale a 10-11 giorni fa. Il corpo presenta segni che possono significare qualcosa? Sì, delle striature longitudinali alla base del collo. Quindi? Per ora niente, ma appena avrò finito l'esame vi farò sapere. La precisione è incompatibile con la rapidità. Ci aggiorni appena avrà approfondito. Certamente, se non c'è altro. No, non c'è altro. Buona giornata. Anche a voi. Da dove cominciamo? Beh, visto che non abbiamo trovato segni di effrazione, come è entrato l'assassino? Mi pare di capire che la vittima non era il tipo da aprire a degli estranei, meno che mai affidargli le chiavi di casa. Beh, magari ha solo socchiuso la porta. L'assassino gli ha dato una spinta, è entrato e ha fatto il resto. La rapina dell'anziano che finisce male è un classico. Certo, stabilire se hanno frugato quella specie di bazar non sarà un'impresa facile. Comunque il libretto al portatore con la pensione era lì, quindi... Insomma, la rapina non possiamo escluderla. Però non sembra molto probabile. Poi dobbiamo valutare i rapporti che aveva con i vicini di casa. Vabbè, erano così tesi da giustificare un omicidio. Anche i futili motivi portano alla tragedia, è un classico anche questo. E poi questa Grandoni sembra che fosse veramente una persecuzione. Anche per i vigili urbani. Solo negli ultimi 6 mesi ha presentato 11 sposti contro gli altri condomini, tutti infondati. Probabilmente non ci stava più tanto con la testa. Sì, tutti infondati, però i vigili controlli hanno dovuto farli comunque. Sai che perdita di tempo. Ce l'aveva soprattutto con quelli del piano di sopra. 5 sposti per disturbi e rumori molesti. Chi ci abita? Gli inquilini cambiano continuamente. Attualmente risiede una persona distinta sui 40 anni, è arrivato 3 settimane fa. E ci avete parlato con questo signore? Ramaglia ha provato a suonare ma non ha trovato nessuno. Continuiamo a provare. Qua vedo che c'erano frequenti scontri anche con la padrona di casa. Senta, io volevo solo rientrare in possesso del mio appartamento, tutto qui. Mi dispiace per quello che è successo, sinceramente. Eppure ci risulta che avete avuto discussioni piuttosto accese con la Grandoni. Ma avete visto come aveva ridotto la casa? Farla ragionare era impossibile. Certo, se poi si trattava di sfrattarla. Senta, io non ho aumentato l'affitto dai tempi di mio padre, però ho 2 figli e con la beneficenza non li mantengo più.
Quando è l'ultima volta che l'ha vista? Saranno 10 giorni, su per le scale. Avete litigato? Ha cominciato ad insultarmi come al solito, solo che andavo di fretta e non le ho risposto. Ci risulta che lei possieda anche l'appartamento del piano di sopra. Sì. E chi è l'affittuario? Ecco. Vi ho portato il contratto, perché tutto in regola, tutto a posto. Emanuele Botti. Sa dov'è ora? Non ne ho idea. Ha dato 2 mesi di affitto anticipati e la caparra. E poi, boh, io non l'ho mai visto. Come mai? Vabbè, ho messo tutto in mano all'agenzia, no? La condizione è che si tratti di affitti brevi, 5-6 mesi al massimo. Ah certo, così rende di più. Perché è reato, forse, eh? E poi guardi che soltanto chi si ferma poco riusciva a sopportare la vicina. Che non aveva un carattere facile, questo almeno abbiamo capito. No, un inferno, colpi sul soffitto, urli, denunce. Guardi, meno male che i vigili avevano capito tutto. A quale agenzia si è rivolta, signora, per l'affitto? Immobiliare Carta, quella che sta in via De Gasperi. E lì 2 divani bianchi. Adele. Sì, va bene, Adele. Andiamo. Scusa, ma che hai? Niente. È troppo. Che cosa? Che siamo entrate qua ad immaginare che sia la casa nostra. E questo è che ti fa innervosire. Non lo so, dimmelo tu se è troppo. Per me non lo è. Io ti amo. E io allora? Non me lo dici però. Ma non c'è bisogno, scusa. L'hanno capito tutti, si vede, no? Ad Alessandro lo dicevo. Cosa c'entra? Io a Sergio continuamente, a lui a me. E lo dicevi o no? Ma è necessario parlare di loro, eh? Stiamo parlando di noi. Sì, va bene. Sì. Io lo dicevo. Ma mi sembrano parole consumate, ecco. Hai ragione, Diana. Questa casa immaginaria mi ha fatto venire il cattivo umore. Non è la casa. E che so io, scusa? Sì, sei tu. Ma mica perché non mi dice quello che vorrei sentirmi dire. O perché non riesci a immaginare 2 divani accostati. È perché non trovi la pace. Tania, non è vero. Neanche come ci riesci. Hai così paura che cerchi a gran parte ad Alessandro. È lei che non mi lascia andare. Non è vero, Stefano. Anch'io l'ho provato e non è vero. Ma certo non posso essere io a convincerti. Lo so che ci vuole anche la mia firma. Me lo mandi e io porto all'ufficio passaporti. Ma fai una raccomandata e stai tranquilla. Sì, fai, vabbè, senti, adesso non posso. Fai come ti pare, bravo. Ciao. Scusate, ma pure rinnovare un passaporto sembra diventare una questione di Stato. Come complicare le cose semplici. E questo servite voi maschietti, a mettere ordine nel nostro caos. Barbara ha scelto il caos. Beh, notizie da casa Grandoni? L'inquilino del piano di sopra, ancora nessuna traccia. In compenso però abbiamo parlato con la signora Vigogna, la vicina che ha dato l'allarme. Qualche elemento è venuto fuori, sì? Poco. Dice che quel tizio era sempre solo e girava di solito con una valigetta di pelle scura, marrone per l'esattezza. Ah, complimenti per la memoria. Ma non tanto da farne un identikit. La signora si ricorda questa borsa semplicemente perché ha la passione per le belle valigie. Peccato. Poteva farci comodo. Comunque, se non li fermiamo, questi qua continueranno ad ammazzarsi a vicenda fino a quando non si saranno sterminati. Caro Walter, purtroppo non è che si ammazzano solo fra di loro. Sciacca, l'avete visto? Sì, l'ho visto io. Come sta? Lontano, spento. Ci vorrà del tempo prima che possa tornare ad essere quello che era una volta. Io non credo che sarà così facile. Con la Dia, come va? E come deve andare? Ci chiamano loro se serve. Stefano, io ti ringrazio, sei un amico, lo so che mi dai compagnia. Però se ti metto con questa faccia, è meglio che te ne vai a lavorare nel tuo ufficio. Scusa che oggi pure sto coso ci si mette. Che c'è? È mezz'ora che provo a collegarmi al database centrale, ma niente. Anche Tania, sono stato al suo bar, mi ha detto che c'ha problemi col registratore di cassa.
Oggi le macchine hanno deciso di fare sciopero. Forse bisognerebbe farci qualcosa. Ma a che? Alla macchina. Oh, finalmente. Emanuele Botti, numero di patente MI213. Non ci posso credere. Che? Non funziona di più? No, il vicino di quella che hanno ammazzato ha fornito un documento falso. Stefano, c'è un foglio che dice Sciacca non è abilitato ad attività investigative. Hai capito? Ma non dire così, guarda qui. Stefano, non posso nemmeno sentire e vedere. Scusa, Salvador, ma questo non c'entra con i fatti tuoi. Stefano, insisti? Me ne va. Sì? Pietro, sono Stefano. Senti, ci sono novità. E che hai scoperto? Allora, Emanuele Botti, o come cavolo si chiama, ha fornito un documento falso. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Data di nascita, nome, numero della patente, non torna niente. Che facciamo? Bene, mi faccio dare un decreto per mandare Anne Walter a casa del nostro uomo. Noi intanto ci facciamo quattro chiacchiere con quello dell'agenzia. Io non so che dire. Non avevo idea che fosse falsa. Come potevo saperlo, scusi? Certo, lei come poteva saperlo? Ha ragione, ma comunque non è per questo che l'abbiamo chiamata. Allora non capisco perché sono qui. Magari ci aiuta a scoprire la vera identità di questa persona. Francamente non vedo come. A questo ci pensiamo noi, non è un suo problema. Lei deve soltanto rispondere alle nostre domande. A caldo, eh? Vuole un bicchiere d'acqua? No, grazie. Che non sono abituato a queste cose. Ma pensate che c'entri con l'omicidio? Di certo non ci fa una bella impressione. Come ha fatto a entrare in contatto con questo signore che dice di chiamarsi Emanuele Botti? Via internet. Ha visto l'annuncio sul nostro sito e ci ha spedito un'email. Poi l'ha conosciuto di persona, sarà almeno venuto a vedere casa, no? No, gli sono bastate le foto sul sito. Poi i soldi me li ha accreditati online. E con le chiavi come ha fatto? Le lascio sempre sotto lo zerbino, così i clienti sono liberi di arrivare a qualsiasi ora. Pulizie. Magari l'agenzia ha mandato qualcuno. Certo, una bella differenza col casino del piano di sotto, eh? Non si può dar torto alla padrona di casa che la voleva mandar via, la signora. Vado a dare un'altra occhiata in giro, Walter. Sì. Comunque tutto nella norma. Ha pagato la commissione d'agenzia, la caparra, i 2 mesi anticipati. Quindi lei non ha fatto altre verifiche? Cosa devo verificare? La Manzillo si preoccupa solo che gli inquilini si trattengano poco, mica come quella. Quella chi? La signora del piano di sotto? Sì, ma no, questi non sono affari miei. Però se avesse potuto gestire anche quello di appartamento, lo sarebbero diventati affari suoi. Un'altra bella provvigione, no? Nel mio lavoro, che ci sarebbe di male? Nulla, per carità. Niente, tutta la casa è tirata a lucido. E qua? Pure. Che te ne pare? Ma questa si presenta con un documento falso e sparisce dopo 3 settimane. Certo, non si può pensarne bene. Carta, lei ha conservato le copie delle mail che vi siete scambiate? Certo, dovrebbe essere il mio computer in ufficio. Ah, bene, ne avrò bisogno. Me le dovrà far avere appena possibile. Certo. C'è altro? No, può andare. Bene. Allora, buona giornata. Anche a lei. Allora, come ti è sembrato? Mi è sembrato uno molto contento di lasciare questo commissariato. Ma lei lo sa quanto costa rifare una fiancata alla macchina come la mia? Immagino più o meno quanto costa comprare la mia, direi. Sono 3 mesi che va avanti questa storia. Prima le gomme, poi gli specchietti, adesso basta. Avvocato, io il suo problema l'ho capito. Ma per la denuncia deve... Io non posso passare tutta la mattinata qua dentro. Mi chiami un superiore! L'ho già fatto! E lo solleciti allora. È inutile. Se ha detto che la riceverà tra qualche minuto, la riceverà tra qualche minuto. Ma è possibile che non ci sia qualcuno libero subito? No. Se preferisce passare un altro momento, noi siamo sempre qua. Ad
tu guarda se devo sopportare le crisi isteriche di quello là. Come se non avessi già abbastanza di mio. Che c'è, che c'è? Pettinella ti cercava un attimo fa. Dottore Pettinella sa benissimo dove mi può trovare e dove passo le mie giornate. Questa volta lui non c'entra però, anzi. E tu che ne sai? Ho sentito che lo diceva al Cafasso. Il meglio per Sciacca sarebbe tornare a fare il suo lavoro. Ah, adesso ci mettiamo a origliare dietro le porte dei capi, bravo. Ma quando mai? Sono fermati qua davanti, che devo fare? Dovevo mettermi i tappi alle orecchie. Vabbè, continua, e poi? Poi niente. Cafasso gli ha detto dello psicologo della polizia e che lui ha le mani legate e si sono chiusi in ufficio. Può darsi che questa volta abbia ragione. Chi? Cafasso o Pettinella? Lo psicologo. Poi Antò, dimmi. Te lo mando subito. Auguri. Avvocato! Prego. Ma certo che parcheggio sempre lì. C'ho lo studio in quella via. Ha notato se questi episodi si verificano a un'ora in particolare? Che differenza fa, scusi? Magari ci dà un'idea di quando è più probabile beccare questi vandali, no? Ma che ne so, la macchina è parcheggiata lì quasi tutto il giorno. Mai ricevuto minacce, non so, intimidazioni? Ma no, niente minacce. È sicuro? Magari un cliente scontento, non lo so, ci pensi bene? Ma vi ho detto di no, nessuna minaccia. Quelli sono teppisti. Voi dovete mettervi lì, aspettarli e fargli passare la voglia. A questo punto la sua parte finisce. Come fare la nostra, quello lo pensiamo noi. Me lo auguro vivamente. Grazie. Le faremo sapere. Simpatico. Se l'hai data una colmata quello? Quanto pare no. Quello è uno di quelli che pensa di avere solamente diritti, perché qualcuno non gli insegna pure i doveri. Che hai trovato tu? Non ho ancora finito, ma per ora non sono emerse altre denunce per atti simili nella zona. È strano. Che se si trattasse di vandali, beh, di solito si divertono a fare filotto, no? Magari ce l'hanno proprio con lui. E questo non mi sorprenderebbe, visto il tipo. Lui dice di no. Secondo me è una roba di donne, una storia di corna, tipo la moglie, l'amante. Una sola volta potrebbe pure essere, però tre mi sembra un po' troppo. Dipende da quanto ci fate arrabbiare. Spanò, è come se tu parlassi di una cosa che conosci bene. Oh. Spanò? È successo un sacco di tempo fa ed era un vero stronzo. E comunque il padre faceva il carrozziere. T'aiuto io. Grazie. Avevo capito che lo dovevi riordinare l'archivio, non traslocare. Dovevano stare in archivio, ma invece non ci stanno. Seguimi. Sono scappati? No, no, sono pratiche dimenticate, fascicoli mai distribuiti, eccetera, eccetera. Mi tocca fare la questua per colpa di certe persone che non sanno fare il proprio lavoro. Questo rimane qua. Invece la tua scrivania è ordinata, immagino. Chiudo l'interrogatorio? Sappi, Spanò, che il mio archivio ce l'ho tutto qua in testa. Mi vuoi aiutare? Sì. Piglia qua e seguimi. Subito. A mano. Senti, allora facciamo così. Io ti do una mano con la questua e tu ogni tanto mi fai consultare il tuo archivio personale. Quello anche è gratis. Comunque, accetto l'aiuto. Dottor Orlandi. Buongiorno. Due minuti sono da lei. Va bene, l'aspetto di là. Ma non vieni qua. Aiuto. Subito. Ma nemmeno uno stuzzicadenti, proprio tutto tirato a lucido. Che altro abbiamo per ritrovare questo signore? Valerio, mi sono fatto mandare tutte le email che ha scambiato con l'agenzia. Vediamo se la postale ne ricava qualcosa. Il titolare che dice di questa faccenda? Ah, lui fa finta di non saperne niente, naturalmente. E ti ha convinto?
Ma sai, una volta che ha firmato il contratto e ricevuto la sua parcella, per lui finisce lì. E quindi? Ti insospettisce che si sia fatto rifilare un documento falso? No, però uno con la coscienza a posto come lui, perché deve essere così nervoso? Con questo dubbio ho incaricato De Pretis a indagare su di lui. Hai fatto bene. E qua c'è un aggiornamento di Berti. La Grandoni mostrava ecchimosi sul lato destro del collo e leggeri lividi intorno alla bocca. E che significa? Walter, significa che il nostro assassino è Mancino. Perché vedi, alzati, ti mostro una cosa. Io sono Mancino e ti sorprendo alle spalle. Cosa faccio? Ti tappo la bocca con la destra e ti stringo con la sinistra. Dove senti stringere? Qua, a destra. Come uno schiaccianoci. Ci serve, Battistone, Pietro. Quindi stai dicendo che la Grandoni ha qualcuno che ha bussato, ha socchiuso la porta, questo l'ha spinta dentro e... Sì, ma io non credo che una così l'avrebbe aperta la porta. Cioè, secondo te, l'assassino l'ha tenuta d'occhio, ha aspettato che rientrasse, l'ha aggredita alle spalle e l'ha spinta dentro. Qualcosa del genere. Ma comunque stiamo parlando di premeditazione. Sì, lo penso anch'io. Ora non chiedetemi perché qualcuno ce l'avesse proprio con lei, perché... Io voglio sapere se il posto è sicuro. Ma certo che è sicuro. Ma poi ci siamo noi, Benedetto. Ci sto io. Ci sta Michele. Poi ci stanno gli altri. Ma quali altri, Vittorio? Stata zitto. Sto figlio di puttana me li sta ammazzando una alla volta tutti i miei uomini. Ma dai, Benedetto, quello non era nessuno. Matrone magari se pensa che ha fatto chissà quale impresa. In fondo era solo uno che ci ha costato 200 euro, Benedetto. Io mi ricordo manco come si chiama. A Botollo non hai capito niente, Vittorio. È proprio questa che non mi piace. Amando, come ci è arrivato? Come sapeva che il ragazzo aveva ammazzato Ranieri? Che vuoi dire? Che voglio dire? Voglio dire che qui o abbiamo una spia in casa o che Matrone è potente. Troppo potente per campare ancora. Vittorino, tu questo figlio di puttana me lo devi portare. Ma me lo devi portare morto. Dottore, non è che è cambiato niente a Fagliate oggi. Quindi secondo lei stiamo perdendo tempo? No. Lei fa il suo lavoro. Io manco so che ci sto a fare qua. Beh, il mio lavoro consiste nell'aiutarla. E lei non può tirarsi indietro. Lo deve a se stesso, lo deve ai suoi colleghi. E lo deve anche a Silvia. Fuori mi sforzo di essere il solito. È dentro che sono vuoto. Qualsiasi cosa cerchi, non la trovo. Non riesco a trovarlo. La volontà di andare avanti, quella mi manca. È quella che io non riesco a trovare. Forse non mi interessa più. Non lo so. Si accomodi. Ho finito di parlare con Sciacca giusto adesso. Ah, e come l'ha trovato? Diciamo che ho visto l'inizio di un percorso. Sciacca cerca di riempire il naturale senso di vuoto che sente, questo è umano. Però cerca di farlo troppo in fretta. Mi sembra un'osservazione giusta. È in linea con la sua personalità. Però rischia di buttarci dentro rabbia, sete di vendetta. E sono pulsioni che un poliziotto non si può permettere. C'è qualcos'altro che noi possiamo fare per lui? No, francamente no. Ho visto raramente un gruppo stringersi così attorno ad un collega in difficoltà. È una delle ragioni che mi rende orgoglioso di dirigere questo posto. Negativo, aspetto, va tutto tranquillo. Aspetti, forse c'è qualcosa. Che hai visto, Silla? Ah, è lui, aspetto, io intervengo. No, Silla, ferma, oh! Aspetta!
Oh, fermo. Allora, oh. Oh, fermati. Fermo. Fermo, fermo. Prendimi le cuffie, quello per due soldi, non mi fare niente. Non prendite tu. Fermo, che capito, polizia. Fermo, polizia. Dammi. Ispettore, l'ho preso. Cioè, l'abbiamo preso. Ma che? Delinquente. Ma che delinquente? Scusa un attimo, devi andare a casa la mattina, abbiamo sbagliato, scusaci. Come, aspetta? Va a casa, va. Vettore, io l'ho visto. Ma che hai visto? Allora. Questo che cos'è? Martello. E dove l'ha preso? L'ho tolto a questo signore, prima che potesse usarlo. Lei ha impedito un'azione di giustizia. Ancora? Ancora? Signor Vicenzo, ma insomma, non si vergogna alla sua età? Questi macchinoni si piazzano nei posti riservati a noi. E io mi dovrei vergognare. Questi macchinoni, come dice lei, ci hanno tutti esposto un regolare permesso di sosta. Se un invalido mi è salito su questa macchina, io le faccio un giro tondo, qui, adesso, e su una gamba sola. Che cosa sta dicendo? Che mi faccio giustizia da solo. Perché se stiamo ad aspettare voi... Ehi. Comunque, faccia quello che deve fare e finiamo. Certo che faccio quello che devo fare. Aspetto che me lo dice lei. Che cosa devo fare? Guerra e Battistano stanno seguendo a tempo pieno un altro caso di omicidio. Devo passarli sul caso Masullo? Ma dovrebbe sentire la DIA. Il coordinamento spetta a loro. Comunque credo di no, perché sul caso Masullo la palla è ancora ai periti. Sempre per la ricostruzione balistica. È uno dei fattori chiave. Noi setacceremo di nuovo la zona palmo a palmo. E cosa mi dice dell'omicidio di stamane? La risposta di Matrone all'omicidio di Ranieri. Però, dottore... Questa volta mi sembra qualcosa in più del solito occhio per occhio, perché il ragazzo in tasca aveva l'arma con cui è stato ammazzato Ranieri. Matrone deve avere dei testimoni oculari ben più collaborativi dei nostri. Se riesce a stanare un killer da due soldi tra tutti quelli che De Giovanni ha a disposizione. Se almeno capissimo, Paternò, da che parte sta in questa faida. Lei, per esempio, che idea si è fatto in proposito? Fatti certi di cui siamo a conoscenza non mi permettono di farmene una. Vabbè, però il suo fiuto sì. Un po' di raffreddore. Però. E se per ora Paternò stesse alla finestra, per esempio? Cioè, lascerebbe che De Giovanni e Matrone si scannino tra loro prima di schierarsi. Il principio della leva. Massimo risultato col minimo sforzo. Paternò è un maestro in questo. Ed è anche un maestro nel confondere le acque. No, mi scusi. No, senta, se è imbarazzante per lei, se vuoi immaginare quanto è imbarazzante per me. No, ma io, guardi, le dico solo questo. Non mi sembra il modo giusto di trattare, voglio dire, un inquilino come me che ha sempre, poi alla fine, no? Se mi permette vorrei dirle soltanto una cosa. Perché non ne parliamo a voce? Non è meglio? Ecco fatto, bravo, grazie. Buona serata a lei. Hai ancora problemi col direttore della banca? No, questo non era il direttore di banca. Quello sta a casa sua a quest'ora e pensa ai fatti suoi. È il padrone di casa. Tu sei proprio sicuro che non vuoi prendere in considerazione? No, senti, io a quest'ora e a questo punto vorrei soltanto sapere se è uscito niente dalla posta elettronica. La postale dice che le email all'agenzia immobiliare Carta sono partite da un ID dinamico protetto da un firewall. Ah, capito. E che vuol dire tradotto? È un trucco per nascondere le tracce. Comunque, le prime sono partite da un internet point di Palermo, invece poi le altre da qui. Come da Palermo? Pietro e Cafasso lo sanno? Certo. E che dicono? Ma che ne so che dicono io? Vabbè, ho capito. A buon rendere. Senti, se cambi idea rispetto alla mia proposta d'aiuto, non hai che da farmelo sapere. Fossi matto, devo esserti grato per tutta la vita poi. Droga ad alto bordo, il rampollo di un armatore che si fece due giorni di coma per un mix di coca e tranquillanti. Se ne parlò per un sacco di tempo, un giro di droga da milioni.
Preciso, c'era anche carta, il nostro agente immobiliare. E perché non risulta dalla sua fedina penale? Perché non è mai arrivato al processo. Dicevano che la roba la procurava lui, ma nessuno ha mai testimoniato. Deve avere un buon avvocato. Sì, o qualche santo in paradiso. Sai quanti scheletri tirava fuori dall'armadio se decideva di parlare? Comunque una bella strizza se l'è presa, perché da allora, buono buono, zitto zitto. E vabbè, vuol dire che non voleva stare né più buono né più zitto. E ha ricominciato. Lo vuoi mettere sotto? Mi sembra il minimo. E poi voglio sentire in giro che cosa si dice di lui. La Vigogna dice che il tizio del piano di sopra non mollava mai la sua valigetta. E sai che butta con carta? Stai pensando a un corriere? Forse l'affitto era una copertura e usavano l'appartamento come deposito o base per il taglio. Quindi vuol dire che la vittima ha visto qualcosa di troppo che non doveva vedere e né sentire. Però è plausibile, eh? Metti caso che ha fatto una delle sue sparate in un momento sbagliato, magari minacciando di mandarli a casa la polizia o chissà chi. Mi sembra lo scenario più plausibile che abbiamo finora. Dobbiamo solo dimostrarlo. Comincio da carta, conti correnti, cose. Sì, poi bisogna rimandare Nicoletta Veneziani all'appartamento di sopra. Voglio che spulci l'appartamento centimetro per centimetro, al microscopio. Ma ce ne andiamo. Fai con comodo, lei prego, fai con comodo. Oh, rispetto, mamma mia, non mi aspettavo proprio di vedervi stamattina. E io ti sembro uno che si dimentica degli amici. No, diciamo che però ve ne ricordate solo quando vi serve qualcosa. Ah, vabbè, non c'è problema, vuol dire che passo più spesso. No, 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 per carità, voi avete tante cose da fare. In cosa posso aiutarvi, ditemi. Te lo ricordi questo articolo? Vestini e Coca nella Napoli bene. No, perché dovrei? C'era di mezzo un certo Sebastiano Carta, ma ne uscì pulito. È buon per lui, rispetto, ma comunque non lo conosco. Beh, tu non lo conosci, ho capito, ma può darsi che un amico lo conosca. Ma non credo proprio, rispetto, è passato tanto di quel tempo. Hai ragione, Lepre. Com'è quel detto? Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. E come mai che in questa scatola invece di un telefonino c'è un sasso? Non ne sai niente, te? Cammina, butta sta roba. Aspetto, ma io... Butta sta roba, da te mi aspetto di meglio. Comincio a pensare a Sebastiano Carta, eh? E pensa anche un'altra cosa, il modo come ringraziarmi, che non ci sta male. Secondo te i complici in questa storia erano solo Carta e l'inquilino? Come dici? Buonanotte, Stefano. Ma quando è che ci stare con la testa per più di 5 minuti? Anna, non sono in vena. Ripeti che facciamo prima. Potrebbe essere che anche la padrona di casa era d'accordo con quei due. Ti sembra il tipo? Mi sembra che non le facciano schifo i soldi. E poi conosce Carta da un sacco di tempo. Magari una fetta l'ha voluta anche lei. Potremmo interrogarla di nuovo, così ci togliamo il dubbio. D'accordo. Qui siamo messi in maluccio. Niente droga? Fosse solo quello. Non c'è neanche l'ombra di un'impronta digitale, di una suola di scarpa, niente di niente. Addirittura. Giusto qualche capello, ma se non è schedato col DNA non ci faccio un granché. Insomma, non sembra una normale pulizia. Pulizia? Qui hanno fatto tabula rasa. Chiunque sia entrato qui per ultimo si è preso la briga di ripulire e cancellare tutto. Dottoressa? Sì. Guardi qui. Sembra un pezzo di straccio da polvere, secondo me. Sporco, per giunta, ma è l'unico reperto decente che abbiamo in questo deserto. Stiamo messi bene.
questa 9. E nemmeno l'ombra di bimbali. Sai che il signore sulla sedia a rotelle... De Vincenzi. Aveva ragione. Che tu sei malfidato. Questi potrebbero essere i loro autisti. Gli ho già detto che non so niente di lui. Chi sia veramente, cosa faccia, dove sia, io non lo so. Lei non lo sa, però lei gestisce la casa. Lei entra in contatto con questo signore e accetta da lui un documento falso. Noi mettiamo solo assieme i pezzi. Questa volta li mettete insieme male. Ha fatto ripulire lei l'appartamento dopo che l'inquilino se n'è andato? Ma se nemmeno sapevo che era partito! E poi perché avrei dovuto? Chissà, forse per un po' di polvere. Anzi no, non un po' di polvere. Un certo tipo di polvere. Non avete il diritto. Questa è una storia chiusa, non c'entro. Da quant'è che conosce Sebastiano Carta? Saranno 2 o 3 anni. E non ha mai sospettato che usasse la casa per altri motivi? Certo che no. E comunque non vedo cosa c'entri con la morte della Grandoni e meno che mai con me. Un omicidio e un sospetto smercio di droga nello stesso palazzo e nei suoi appartamenti. Faccia un po' lei. Ma che sta dicendo? Guardate che io ho sempre fatto tutto in regola. Nessuno lo mette in dubbio. E allora quello che succede poi in quegli appartamenti non è certo responsabilità mia, no? Signora, avere le carte in regola non significa ignorare. E non significa nemmeno essere tirati in ballo senza motivo, però. Ero prurita allora e sono prurita adesso. Non avete il diritto di mettermi in croce. Quindi non ho niente da temere. Avete idea di quanto mi sia costata quella storia nel mio lavoro? Con voi c'è sempre da temere. Prima parla e prima potrà fare a meno di noi. Io ho già detto tutto quello che so. Io non c'entro con la droga, non c'entro con l'omicidio. Non so niente di questo Botti. E non ci guadagno niente io adesso che la vecchia è morta. Perché? Qualcun altro sì? E non sono affari miei, ma... Sì. Allora, era partito bene, continuiamo. La padrona di casa aveva trovato un acquirente. E lei non prendeva percentuale? No, era un suo contatto. Le offriva 430.000 euro, ma voleva la casa subito. Scusa un attimo. De Luca, trattieni la signora, perché ci sono delle interessanti novità. Dentro. Posso andare, per favore? Ancora un attimo, signora, per cortesia. Perché non ci ha detto che intendeva vendere l'appartamento dove stava la signora Grandoni? Non vedo come possa riguardarvi. Questo magari lo lasci decidere a noi. Non penserete mica che... Penso solo che fosse un motivo in più per spingerla ad andarsene. Anzi, 430.000 euro di motivi. L'ennesima litigata, eh? Gli animi si scaldano, l'offesa tira l'altro. Voi siete pazzi. Notato che è mancina, signora. Sì. E allora? Che c'è, il reato, forse? Dov'era il giorno dell'omicidio? Sono stata 3 giorni alle terme con mia sorella. Se volete potete controllare. E se continuiamo su questo tono, esigo il mio avvocato. Sinceramente non mi aspettavo di rivederti così presto. Aspetta, ho pensato che prima facevo e prima così vi potevate concentrare sulle indagini, no? Bravo. Allora, dimmi. Aspetta, quel Carta, un mio caro amico, niente, ne ha sentito parlare. Dice che c'è roba buona assai, non che stai schifizzi che giro per strada. Questo vuol dire che sta a correre il giro? No, diciamo che è rimasto che se un amico si vuole divertire, lui sa come aiutarlo, ma non amico qualunque però, eh. Si tratta di avvocati, commercianti, industriali. E c'è di mezzo anche un'attrice famosa e un calciatore. Pure. E senti, e dove la prende questa roba buona assai? Aspetta, che questo non lo so. Lanzaro, questo lo devi scoprire. Ecco, mica una cosa di 5 minuti, mica è semplice. Come? È un problema tuo. Ma lo devi scoprire. Perché io torno. Io torno domani, torno dopodomani, torno tra 3 giorni, tra 4 giorni, io torno. Una voce l'avrei sentita, aspetta, però niente di sicuro, per carità. Achille Caruso. Però è solo una voce, aspetta. Achille Caruso. Ma chi è? Il grossista di pianura? E perché ne conoscete altri? È il pollice della mano sinistra della vittima, non ci sono dubbi. Scusi, dottoressa, dove l'ha trovata quell'impronta che la casa era uno specchio? Infatti non era a casa, era sul campanello della porta d'ingresso. Per questo all'inizio gli era sfuggita. E devo dire, in un primo momento anche a me. Che la Grandoni allietasse i vicini con le sue visite, questo lo sapevamo già. Però ora abbiamo la certezza che è stata l'ultima persona a suonare quel campanello. È stata pure l'ultima cosa che ha fatto. Di questo straccetto trovato in casa, che cosa mi dice? È imbevuto di un olio lubrificante, un tipo leggero. Ma a che cosa poteva servire?
Ma in generale è un sacco di cose, non so, macchina per cucire, piccoli meccanismi. Di droga nessuna traccia. Nessuna. E tutto il resto, quest'olio potrebbe andare bene anche per lubrificare bilancio di precisione. Sì, assolutamente sì. Avanti. Quello dell'agenzia c'è dentro fino al collo. Altro che casa. La fortuna la fa spacciando. Buonasera, Pietro. Scusate, buonasera. Ho parlato con un mio informatore e potremmo esserci. Ci avevamo visto giusto. Pensare che ce l'avevamo qui oggi, quello là. Lascia stare, Walter. Lascia stare. Lo becchiamo in flagrante, lo mettiamo una volta per tutte a spalle al muro. Calma. Noi sappiamo già dove potrebbe trovarsi il deposito della roba? No, Valerio, ma so chi gliela fornisce. Come va? Come va? C'è Caruso che sta lì e aspetta buono buono. Sono arrivati i generi di conforto. Cioè? Cornetti appena sfornati. Ah, buoni. Grazie. Sono buonissimi. Come li hai presi? Anche Fabiana ci andava matta. E tu vieni tutte le mattine qua per prenderli? Ti ci vedo. Soprattutto perché il suo asilo sta qua dietro. C'è qualcosa di simile. Tombola, Walter. Andiamo a riprendere. Non ti muovere, eh? Walter, mi è scappato. Non ti preoccupare, tanto sappiamo dove trovarla. Io veramente non capisco perché lei si ostina a coprire un assassino. Non copro nessuno. Lei è qui. Caruso, sappiamo dove trovarlo. Ci manca solo il terzo uomo. Avanti, su carta, si faccia venire in mente qualche idea. Non lo so, non c'entro con l'omicidio. Un po' difficile da credere, sa? Ancora niente, Gio? No, non cede. Quello è furbo, ecco cos'è. Ma tu sei proprio sicuro che il misterioso inquilino fosse anche il suo corriere? Usa un nome falso. Fa la spola con la Sicilia e gira sempre con una valigetta. Non lo ripulisci in quel modo l'appartamento se non ti vuoi sbarazzare della droga. Sì, ma l'olio lubrificante? Come lo inquadriamo? Hai sentito Nicoletta, no? Poteva servire per il bilancino. Quello ho contato solo una volta, quando gli ho dato le chiavi. Ma guarda un po', e allora perché l'altra volta ci ha mentito? Avevo paura. Però io non ho niente a che fare con quello lì, è la verità. E chi ha avallato il documento falso? È stato lei? No. Peccato per quella vicina, eh? Ficcava il naso, sentiva i rumori. No. Abbiamo trovato le sue impronte sul campanello. Che cos'è? Ma peccato che tagliavate la roba. No, non è vero. Magari non eravate sicuri, però in questi casi è meglio non rischiare. Quindi il suo amico è andato di là e l'ha ammazzato. Non è amico mio, io non c'entro. Carta, lei negue fino al collo. Collabori, ci dia retta. Forse dovremmo far finta di credergli. Magari si tradisce. Possiamo fare un altro tentativo. Sì. Ho capito. Vabbè, diciamo che io voglio crederle che lei quel tizio non l'ha mai visto. Però la faccia se lo ricorda. Sì. Stefano. Tu non hai visto una mosca mentre che vola? E cade in una tela di un ragno. Più si agita e più ne viene avviluppata dentro.
Quando una mosca finisce dentro una ragna tela, rimane fregata comunque, Salvatore. Aspetta, Stefano, no, tu non ti devi fessare con le metafore, non le prendere alla lettera. Io ti dico che tu sei molto agitato e poi smettila di nasconderti dietro un dito, d'accordo? Perché lo sanno pure i tavolini quello che sta succedendo. Mi sono cacciato in un bel casino di situazione, guarda. Dipende da come si vogliono vedere le cose. E tu come le vedi le cose? Io dico che tutto si riduce a una sola domanda. Vi amate? Tutti questi sono minchiati. È facile giudicare da fuori, ma quando stai vivendo la situazione... Ma quando si ama, non si vuole la felicità dell'altro? Sì, certo, sì. E questo, amico mio, vale anche per le persone che vogliono bene a noi, anche se non ci sono più. Cioè, quello che ti voglio dire, se tu vivi una vita con sincerità, non manchi di rispetto a nessuno, sia ai vivi che ai morti. Salvatò, che c'è? Vale anche per te? Dovrebbe valere anche per me. Ma io ancora una vita la devo ritrovare. Tu invece ce l'hai. Ad essere stanco. E noia, Anto? Pure per quello è troppo presto, eh? Ormai ho capito come funziona. E mo lo fa capire pure a me? Le auto che ci siamo segnate appartengono quasi tutte a gente che laggiù ci lavora. Negozi, studi professionali, roba del genere. Allora, questi la mattina escono e si portano appresso un invalido. È possibile, no? Se lo contendono perfino. Ci sono invalidi che hanno addirittura 3 o 4 accompagnatori. Cioè? Allora, il permesso è personale, viene rilasciato a nome dell'invalido, d'accordo? In cui ci siamo. Se viene smarrito, è possibile richiedere un duplicato. E qui comincia il festival degli sbadati. Allora, per esempio, Luigi Magni, poliomelitico, ha richiesto 3 duplicati. Angela Bassi, paraplegica, ne ha richiesti 4. Mancini 5 e così via. Cioè, fammi indovinare, quindi... Tutti questi duplicati dei permessi smarriti erano in esposizione sulle macchine che noi abbiamo controllato. Parecchi. Pensa che fortuna. Uno cammina per strada, un permesso per invalidi, o me lo tengo. E te l'ho detto, tu sei malfidato e nessuno si era accorto di questa moltiplicazione di pani e permessi? No, se nessuno si prende la briga di fare un controllino incrociato, no. E siccome sono pure io un po' malfidato, voglio capire come avviene questo miracolo. Mi dispiace che non c'è il signor De Vincenzi. Sarebbe contento di vedere l'effetto delle sue martellate. Quello lì mi sa un po' meno. Buongiorno, avvocato. Questa cosa significa? Significa che la sua macchina è in contravvenzione, che tra poco arriverà il carro attrezzi a prendersela e che purtroppo le toglieranno anche 2 punti alla patente. Vede? Parcheggiato su un posto riservato agli invalidi. State scherzando, io ho il permesso. Chiaramente il permesso è dell'invalido, non è suo. Infatti... La signora Angela Graziosi, non vedente. Sono molti anni che mi prendo cura di questa signora sfortunata. Beh, se sono anni, allora dovrebbe sapere che il permesso è valido soltanto quando la persona utilizza effettivamente l'auto, altrimenti è un abuso. Infatti, la signora doveva fare delle compere, io l'ho semplicemente accompagnata. Sotto al suo ufficio. Che strana coincidenza, eh? Senta, questa ironia mi sembra fuori luogo. Qui ci sono delle cose molto importanti. Io denuncio in vandalo e voi mi mettete in mezzo. Vabbè, lei fa il suo dovere e paghi la multa. Noi faremo il nostro dovere e cercheremo il vandalo. Giornata. Ecco qua, numero di telefono e autorizzazione. Dionisi Lamberto e Graziosi Angela. Beh, tracciare la posizione dei cellulari non è un problema. Ma a cosa le serve? Che quando un furbo minaccia di querelare per abuso d'ufficio i miei ragazzi, io gli vado in bestia. E il furbo in questione sarebbe questo Dionisi? Esattamente, lui dice di aver accompagnato la Graziosi, che è non vedente, e io voglio verificare. Dica la verità, Ramaglia. Lei spera di scoprire che a quell'ora erano in 2 zone diverse e opposte della città. E che quando uno con un macchinone ha un conto in banca pensa di poter fare come gli pare, io... Lo so, che ci vuole fare? Oggi l'arroganza sembra essere diventata una virtù. Io penso che faccia parte del mio lavoro dimostrare che non è così. E fa bene. Appena scopro qualcosa glielo farò sapere.
La ringrazio. Dottore, carissimo. Stavo leggendo il fascicolo sull'omicidio Grandoni. No, no, entra pure, Giorgio. No, non mi disturbi. No, io ti volevo fare i complimenti per le analisi che hai fatto sullo straccetto imbevuto d'olio. Grazie. Immagino che non sia tutto qui. Tu ipotizzavi che questo straccetto imbevuto d'olio poteva servire per dei meccanismi di precisione. Allora, possiamo essere un po' più specifici? Non so, una serratura, un'arma, un pendolo? Non lo so, io ho ipotizzato una bilancia, però anche i meccanismi che ipotizzate sono compatibili. D'altronde, col materiale che avevo a disposizione, mi sembra già di aver fatto miracoli. Ho capito. Posso continuare qui o per far risparmiare tempo a te devo perderne ancora io? Sì, no, è che... Ti ricordi quell'offerta d'aiuto che mi avevi fatto? Dimmi. Potresti ospitarmi 2 giorni a casa tua? Così, guarda, soltanto quel tempo necessario che serve per trovare una sistemazione un po' più economica di quello schifo di residence dove stavo, ecco. Vai pure a fare le valigie e resta quanto vuoi. Ah. Però, adesso fammi lavorare. Sì. Beh... No, e per la gratitudine a vita che facciamo? Fammi lavorare, Giorgio. Vabbè. Gliel'ho detto, non sono capace. E poi l'ho visto solo di sfuggita. Ma lei non si deve preoccupare, signora. A noi serve solo come riprova. Riprova perché? Questo ora non glielo posso dire. Più avanti, spero. Cominciamo dai capelli. I capelli... Mi pare che ne avesse pochi. Brizzolati anche, però proprio pochi, eh? Signora, che intende per pochi? Era calvo? Quasi calvo. Sì, ecco, così, proprio calvo. No, il viso era meno squadrato. Fermo? Così. Baffi, barba. Aveva il pizzetto. Naso? Normale. No, era più simile a questo qua, sì. Ecco, così, sì. Passiamo alle labbra. Le labbra un po' più sottili di quelle, però ben disegnate. Sì, mi pare che ci siamo, sì. Andiamo avanti, la bocca. E poi aveva anche i baffetti e anche, ora che mi ricordo, il pizzetto. Bene, sì, signora. Ecco, il pizzetto così proprio. No, gli occhi erano più all'ingiù. No, sì, sono troppo vicini. Carta, una cosa per stanotte però, eh? Sto facendo del mio meglio. Gli occhi piuttosto vicini, mi pare. Così, guarda un po'. Sì, può essere lui. Anche perché aveva uno sguardo poco rassicurante, tutto sommato. Ecco, così, perfetto. Sei sicuro? Mi assomiglia tantissimo, di meglio non potrei fare. Come andiamo qui, Gio? Ha finito. Bene, allora porto tutto di là. Sì, però lascia stare l'identikit della vecchietta, ormai abbiamo questo. Sì, ma chi mi dice che quello lì, quella faccia non se la sia inventata? No, io voglio una conferma, voglio una rassomiglianza, seppure vaga. Vabbè, fai un po' come vuoi. Del resto io ho contribuito così poco a questa indagine che non me la sento davvero di interferire. E invece a me piacerebbe sapere che ne pensi. Ti sembro uno che fa complimenti gratuiti? Aspetta. Sì. Ma che stai facendo? No, devo dire... E se ogni volta che trovi qualcosa di importante vieni qua e fai questo macello? Sì, volevo... Fai come tutti gli altri. Bussi, aspetti. Quando ti viene concessa udienza, entri e fai rapporto. Forza, vai. Posso? Adesso sì, avanti.
Grazie. Rispetto. E per quei permessi mi sono fatto mandare tutte le pratiche di rilascio. Pensi che anche gli invalidi siano falsi? Da queste carte non risulta, aspetto. Però ho detto, forse salta fuori lo stesso qualcosa. Che hai trovato? I certificati che attestano il livello di invalidità. Guardi le firme. Dottor Anselmo Gualandi, Gualandi, Gualandi. È sempre lui a visitarli. Potrebbe essere lui il nostro uomo. Non lo so, però c'è una persona alla quale possiamo chiedere. È di Mondo De Vincenzi, il nostro vecchietto. È anche lui suo paziente. Beh, che aspetti? Hai fatto rapporto? E adesso puoi andare. Silla? Comunque ti fa bene lavorare ogni tanto all'investigativa, eh? Hai fatto un buon lavoro. Bravo. Pietro, ti ricordi lo straccetto imbevuto d'olio dell'omicidio Grandoni? Sì, quello usato per il bilancino. Giorgio mi ha messo la buccia nell'orecchio, così ho chiesto una spettrometria al laboratorio centrale e ho trovato tracce di piombo, antimonio e bario, inequivocabili. Polvere da sparo. Al 99% con quello straccetto hanno lubrificato un'arma. C'era da aspettarselo che il corriere girasse armato. Ma adesso ne abbiamo la certezza. Sciacca, permesso. Dottore. Ecco, questi sono gli ultimi fascicoli che avevo sulla scrivania. Lo so, li dovevo portare prima, ma insomma meglio tardi che mai, no? E qual è il problema? Io ho questo. E beh, però finalmente avremo un po' d'ordine dentro questo benedetto archivio. Faccio quello che posso. Anche se io mi permetto di dire, insomma, tenere lei qui dentro è come far giocare Maradona in porta. La ringrazio del paragone, ma vede, il suo Maradona, cioè io, stampa da qua, nel cuore e nel cervello. Sì, certo, ma magari un po' di riposo, in quel caso. No, è che la forma si riacquista sul campo. No, non sono d'accordo con lei, perché uno può dare il massimo stando anche in porta. Sì, carità, certo. Nel caso di Maradona è un peccato. Poi noi con la partita che stiamo giocando non ce lo possiamo proprio permettere. Non so se ha capito, Sciacca, dove voglio arrivare. Ho capito, dottore Pettinella, ho capito, però mi credo. Va bene così. Di certo, ci vorrebbero più stimoli, più motivazioni, questo. Dottore, la ringrazio che lei mi ha portato questi fascicoli, molto gentile. Va bene, io me ne vado. Una sola cosa, ecco, l'ultima. Li guardi bene, Sciacca. Non lo so, credo siano in disordine. Li guardi attentamente questi fascicoli, eh? D'accordo. Li guarderò. Li guarderò. Ascoltami bene, ti faccio un nome, Alvaro Buonanno, killer del clan Paterno. Mi serve tutto quanto puoi trovare su di lui, tutto. Grazie.
Buongiorno, dottore. Ciao, chef. Ho saputo che il psicologo non è d'accordo che entri in servizio. Eh sì, in base al suo parere non posso fare altrimenti, devo lasciarti un archivio. Appunto per questo, cioè, l'archivio, tanto non faccio niente, è meglio, no? Perché ti sei sentito male, qualche problema? No, dottore, è che io vedo i miei colleghi che lavorano, sono operativi, io non faccio, cioè, se stacco la spina è meglio, dottore, mi credo. Due qualche giorno di vacanza? Due o tre non sarebbero male. D'accordo. Dottore, mi spiace, lascio l'archivio così a metà. No, no, vai tranquillo, distraiti, rilassati. Credo che sia la cosa migliore. Pronto? Sì, ho capito, perfetto. Dico, siamo sicuri che si tratta del buon anno. Sarò a Palermo più presto. Non mi dimentico dei favori, lo sai. Il dottor Gualandi sarà pure un galantuomo, come dice De Vincenzi, ma se tutti gli invalidi di cui sono stati duplicati i permessi sono suoi pazienti, un motivo ci sarà. L'inghippo da qualche parte deve esserci. Infatti c'è, eccolo qua. Si chiama Lino Vullo, 40 anni, incensurato. Che rapporti ha con Gualandi? È il portiere dello stabile dove il dottore ha lo studio. Questo invece è il bar dove lui si ferma prima e dopo l'orario di lavoro. Guarda caso. Lui si piazza lì e aspetta. Comunque la cosa è risaputa perché vanno tutti dritti da lui. Deve guadagnare pure benino, eh? Direi di sì. In due ore si sono fermati in cinque. Ma secondo te c'ha la complicità di qualche invalido? Potrebbe essere, ma non credo. Comunque io un'idea me la sono fatta. E Maurizio pure a me. Sono andato allo studio. Ho detto che mio zio c'ha il Parkinson, ma che non ho il tempo di seguire le pratiche per l'invalidità. Quindi hai parlato col dottore? No, ho parlato con la segretaria. È lei che mi ha detto, vai da Lino, è una persona gentile, vai, vedi che ti sistema lui tutto. Quindi lui si offre di risolvere tutte quelle che sono pratiche burocratiche e per fare questo si ritrova tra le mani documenti originali, certificati, deleghe e così? Tutto perfettamente in regola. E magari si fa pure pagare. No, è uno generoso, pare che si accontenti di un'offerta. Bene, allora è venuto il momento in cui dobbiamo porre fine a questa generosità. Sì, il problema è che per ora non abbiamo nessun illecito da dimostrare. Noi rimediamo subito. Vatti a mettere un vestito elegante, va? Sono 500 euro all'anno per un permesso invalido. Il permesso ha la validità di un anno. Se volete rinnovare, basta che mi fate sapere con un paio di settimane di anticipo. 500 euro, eh? Mica li regalate questi permessi. Eh? No, dico 500 euro questi permessi, mica sono regalati. Se volete sentite un po' le tariffe dei garage che ci stanno qua attorno. Se ci hanno posto però. Già fatto. E considerate che col permesso che vi faccio avere io, voi potete parcheggiare e circolare per tutta la città. Potete andare, venire, andare, venire. E questo è vero. E più o meno quanto tempo ci vuole? Se mi date una settimana di tempo, vi faccio avere tutto. Per il pagamento? La metà subito. Il resto alla consegna. Voi mi garantite che io non avrò altre grane? Sentite, io non vi garantisco niente, io vi fornisco un tagliando e basta. Sì, ho capito, ma se dopo fanno dei controlli, se mi arriva qualche multa. Ah, se non ve la sentite stanno i garage. No, 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 va bene, va bene. Ma avete con me? Avete detto la metà? Sono 250 euro, giusto? Ecco. Abbassate questi soldi. Oh. Abbassate questi soldi, vuol dire. Ecco qua. Ci vediamo tra una settimana. Va bene. Arrivederci. Signor Bullo? Sono io. Buongiorno. Può seguirci un momento? Scusate, che cosa è successo? È per un controllo. Scusate, ma non ha già fatto niente. Venga con noi. Aspetta, io cerco di rendermi utile. Già sono così sfortunati. Capisco, deve essere un bel impegno, eh? Questo le fa onore. Vabbè, quando posso, insomma, cerco di dare una mano. Ma prendo un nome a caso, eh. Mancini. Questo signor Mancini ha smarrito 5 volte il permesso di sosta e lei per 5 volte ha ritirato il duplicato. Ne prendo un altro. Magni. Signor Magni ha smarrito il permesso 4 volte. Lei 4 volte ha ritirato il duplicato. Ma è strano, no? Cioè, praticamente passa più tempo a fare le file negli uffici che al lavoro. Vabbè. Ma se uno si piglia l'impegno, ci vuole un po' di pazienza. Però, insomma, è un po' strano tutti questi permessi che vengono smarriti, no? A lei non è venuto un dubbio, magari questa gente, non so, gli dà gli amici. Ah, questo io non lo so, cioè, io più che fargli il piacere di andare, venire, sbrigargli le pratiche,
Guardi che di noi lei si può fidare, il suo nome magari non risulterebbe nemmeno. Rispetto, io vi aiuterei, però veramente non so come fare, insomma. Ho capito, ho capito. Dunque, se non c'è nient'altro, insomma, io andrei. No, 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 un attimo solo. C'è un amico che voleva salutarla. Un attimo. A disposizione. Buongiorno. L'agente De Pasquale. Ma noi ci conosciamo già. Abbassi sorda, abbassi sorda. Ma venga qua, portate fotografie, registrazioni. Allora? Che vogliamo fare? Mi conviene dire tutto e subito. Perché se si arrabbia sono da lui, eh? Sono così baldanzosi oggi, eh? È un po' come quando a scuola ti beccavano a fumare e ti portavano dal preside. Mai successo. Ti pareva. Comunque mi sembra che l'avvocato non c'è, eh? Si vede che con lui Ramaglia si vuole togliere una soddisfazione personale. Comunque io non ho capito come ha fatto Vulla a scambiarti per uno di loro. Tu sei più... che ne so. In che senso, mi scusi? Bravo ragazzo, più carino. Pure più fotogenico. Ma queste non sono foto di servizio. Silla mi doveva un favore, guarda che carine, te ne faccio una copia? Ho capito, ma mi imbarazzo. Ma sono io, che vuoi? Ragazzi, la maglia aspetta il prossimo. Okay. Matteo, sai che fine ha fatto Sciacca? Non riesco a trovarlo da nessuna parte. Si è preso 3 giorni di ferie, perché non lo sai. Beato lui. Mi fa piacere. Beh, poteva pure salutare, però. Deve averlo deciso all'ultimo momento. Ha fatto la richiesta in fretta e furia. E Cafasso stamattina gliel'ha firmata. Vabbè, vorrò dire che per l'archivio allora romperemo le scatole a te. Che problema c'è? Tanto una cosa in più, una cosa in meno. Ah, Schillaci, ce l'avete questa versione dell'identikit? Ma che c'è di diverso dall'altro? E che me lo chiedi a me? Effettivamente è solo un po' più nitida. Sembra una foto. E la voglia di prenderlo che ci fa essere perfezionisti. E speriamo di riuscirci alla svelta. Ma proprio adesso dovevi farlo? Con tutta quella gente che c'è al bar? Allora, anch'io devo tornare al lavoro, ma mezz'ora di fiducia, me lo concedi per cortesia? Sì, però dove mi ha portato? Adesso vedi, 1, 2, 3, voilà! Sei matto. Eh sì, sono matto. Allora, il divano non sapevo come farlo, però pensavo che starebbe bene qui. Cioè, facciamo finta che è nostro, no? Tanto sognare che ci costa, Tania, giusto? Un po' veloce il colore con te anche, se è possibile. Vieni qua. Volevo... Il colore del divano. Ascolta, Tania, sono stato uno stupido, me ne sono accorto adesso. Io ti voglio dire una cosa... Ho già detto tutto quello che dovevi dire. Se c'era a letto lo sai dove stavamo adesso? Non ci importa. Aspetta un attimo. Che lascia perdere. Ma aspetta solo un attimo. Un attimo. Pronto? Sì, sono io. Cosa? E come è successo? Sta bene? D'accordo. Arrivo subito. Che è successo, amore? È il mio fratello. Che è successo? Ha cercato di ammazzarsi. Avvocato Dionisi, buongiorno. Buongiorno. Guardi, non ho molto tempo, mi aspettano per una riunione importante. Non si preoccupi, io le rubo solamente 2 minuti. Se mi ha convocato per farmi ritirare il ricorso, non perdiamo tempo, perché su queste cose vado fino in fondo. Pure io. E proprio andando fino in fondo, ti ho fatto la conoscenza. Ti conosce, eh? Porta tanto, troverà tutto scritto qua dentro, eh? Gliela riassumo. Pare che la faccenda dei permessi sia tutta una truffa. Ma non vorrei insinuare? No, io, no. Io non insinuo niente, è la procura che ha aperto un fascicolo. Certo che ne ha dichiarato di cose false, nel suo ricorso. Secondo questi tabulati, la signora Angela Graziosi, la non vedente che lei sostiene di aver accompagnato, a quell'ora si trovava in viaggio al Turco, un po' lontana da dove ha parcheggiato la sua macchina, no? Arrivederci, signor Denisi. Buona riunione. E legga, legga.
Legga pure con calma. E dopo le ultime perizie abbiamo ridotto le possibilità a queste due. Il killer della Masullo stava o qui o qui. E come si fa a decidere tra queste due, dottore? Proveremo una ricostruzione virtuale al computer di tutta la dinamica dell'omicidio. Scusi, dottore, ma chi ci dice che la ricostruzione è corretta? L'unico testimone oculare è Shaq. Lo sappiamo. Eh già, però questo significherebbe fargli rivivere tutto da capo. Signori, è una soluzione estrema a cui speriamo di non dover mai ricorrere. Ho capito. Vabbè, non ci agitiamo prima del tempo. Facciamo questa ricostruzione e poi si vedrà. C'è altro? No, mi pare di no. Allora possiamo aggiornarci. Buon lavoro. Accompagnaci. Dimmi, Alfio. Salvato. Ti cerca Pietro. E passano, no? Ciao, Salvato. Ciao, Pietro. Ma che fai? Te ne vai in ferie senza dire niente. E tu che fai, mi controlli? No, ci mancherebbe altro. Volevo soltanto augurarti buona vacanza. Tutto qui. Ma senti, papà, dov'è che te ne stai spaparanzato al sole? Sono a Ischia. Sono sceso dall'aliscafo in questo istante. Due giorni di vacanza, stavolta non me li toglie nessuno, Pietro. Stai al sole a Ischia? Va bene, non è che mi stai a raccontare un po' di balle, soprattutto? No. D'accordo, va bene, allora goditi la vacanza. Goditela pure per me, va, che ultimamente sono diventato un po' bianco. Ciao, Salvato. Ciao, Pietro, ciao. Pietro, c'è qualcosa che non va? No, è che ultimamente mi faccio un po' di paranoie inutili. Buongiorno. Buongiorno a voi. Un cannolo a ricotta fresca in Montreal e un caffè a mestiere, grazie. Sauro, portami il solito. C'è una bella pistola, lucida, canna lunga. C'ha solo un difetto, Bonanno, che c'ha 6 colpi. E tu le sparate tutte e 6. Cazzo, tu sai che non ho ricaricato? Rischio. Fermo. Se ne ammazzo prima a te e poi a lei, lo sai che non ci penso 2 volte. E spara. Mi faresti soltanto un favore se ho sbagliato. Spara! Sono disarmato. Sei disarmato? Non mi puoi sparare. Sono disarmato. Mettete in ginocchio. Sono disarmato. Mettete in ginocchio. Sono disarmato. Guardami in faccia. Guardami in faccia. Guardami in faccia. Te la ricordi, Silvia? Sei un pezzo di merda. Sei una cosa da buttare. Sei un fango. Bonanno. Bonanno. Guarda che faccia! Bonanno!
atteggiamento è inutile, Bonanno. Noi sappiamo tutto ormai. E se sapete tutto, allora che me lo chiedete a fare? Per avere una conferma. Magari ci sbagliamo. Che cosa ha visto di tanto pericoloso la sua vicina da decidere di eliminarla? Non so nemmeno di cosa state parlando. No, Angela Grandoni si chiamava. Sarà stata pure una rompipalle, però la fine che gli hai fatto fare tu fosse un po' troppo. Ve l'ho detto. Non so proprio di cosa state parlando. Peccato che la scientifica però sia di tutt'altro parere. Ci sono le impronte della Grandoni sul suo campanello. Ha suonato? Che cosa le ha detto? Ha visto il fucile? Insomma, che cosa è successo? Levati quest'area da strafottente. Allora, ha visto il fucile, sì o no? Ma che fucile? Ma che dite? Quello con cui hai ammazzato Silvia Masullo. Battistone! Prima si è liberato della signora Grandoni e poi ha fatto il lavoro per Paternò, è così? Ma sì che è così, sì. Ha fatto quello che doveva fare e poi se n'è ritornato in Sicilia. Poi del resto chi te ci acconsente, buon anno. Io non vi dirò niente. Nemmeno una parola uscirà dalla mia bocca. Con Bonanno come sta andando? Pietro e la De Luca ci hanno dato il cambio, però non riusciranno a ottenere molto di più di quello che abbiamo ottenuto io e Battistone fino ad ora. Beh, questo c'era da aspettarselo. Comunque un modo per incriminarlo lo troviamo, anche se non parla. La DIA vuole fare un test comparativo del DNA sui mozziconi di sigarette trovati alla solfatara. Bene, almeno per l'omicidio della Masullo deve pagare così. Certo che questo per essere un incensurato ce n'ha dato di lavoro da fare. Secondo lei, Pettinella, come ci è arrivato? Puro intuito. Invece con Sciacca ci ha provato. Sciacca? Sì, perché lui è l'unico che aveva a disposizione per capire dall'identikit se quello era un uomo di Paternò. Però questa appartenenza è difficile provarla, con o senza il DNA. Scommetto che Giorgio si è comportato in un modo formalmente ineccepibile. Lei lo conosce meglio di me, dottoressa. Però si sarà accorto che ha giocato d'azzardo e quindi mi deve una spiegazione. Lui e Sciacca, eccolo. Lupus in fabula. Addirittura un servizio taxi all'aeroporto, non ce n'aveva bisogno. Com'è andato il viaggio? Dopo due settimane ho dormito abbastanza, grazie. Io non so se debbo deferirti alla disciplinare oppure proporti per un encomio. Facciamo né questo né quello. Facciamo che riprenda a lavorare e non se ne parla più. Andiamo a lavorare, va? A papà. E questo gli interessa? Che significa? Che siete un uomo fortunato e chi ve li manda sta su quella macchina ad aspettare. Hanno aspettato prima che uscisse il cinganino e poi hanno dato fuoco. Quello mi voleva bruciare e a momenti ci riusciva pure. Non sei colpevole di nulla? Perché sei stato lui a dare fuoco alle cantine e mio figlio muore. L'ammazzo. Sono venuto soltanto per dirle che fra meno di un'ora io sarò seduto di fronte ad Alvaro Bonanno. Ci mi sta dicendo che Bonanno è disposto a collaborare? Mettiti una pistola e l'ammazzo! Senti, io non so che problemi c'hai, ma sicuro lei non c'entra. Lascialo giù per terra, l'ho detto! Di come passi il tuo tempo. Invece di concentrarti sul lavoro ne parliamo quando rientri. Oi, Anton. Tu hai paura che un uomo ti guardi come ti guardo io o hai semplicemente... Ce l'aveva soprattutto con quelli del piano di sopra. 5 esposti per disturbi e rumori molesti. Chi ci abita? Gli inquilini cambiano continuamente. Attualmente risiede una persona distinta sui 40 anni, è arrivato 3 settimane fa. E ci avete parlato con questo signore? Ramagli ha provato a suonare ma non ha trovato nessuno. Continuiamo a provare. Qua vedo che c'erano frequenti scontri anche con la padrona di casa. Senta, io volevo solo rientrare in possesso del mio appartamento, tutto qui. Mi dispiace per quello che è successo, sinceramente. Eppure ci risulta che avete avuto discussioni piuttosto accese con la Grandoni. Ma avete visto come aveva ridotto la casa? Farla ragionare era impossibile. Certo, se poi si trattava di sfrattarla. Senta, io non ho aumentato l'affitto dai tempi di mio padre, però ho 2 figli e con la beneficenza non li mantengo più. Quando è l'ultima volta che l'ha vista? Saranno 10 giorni, su per le scale. Avete litigato? Ha cominciato ad insultarmi come al solito, solo che andavo di fretta e non gli ho risposto.
Ci risulta che lei possieda anche l'appartamento del piano di sopra. Sì. E chi è l'affittuario? Ecco. Vi ho portato il contratto, perché tutto è in regola, tutto a posto. Emanuele Botti. Sa dov'è ora? Non ne ho idea. Ha dato 2 mesi di affitto anticipati e la caparra. E poi, boh, io non l'ho mai visto. Come mai? Vabbè, ho messo tutto in mano all'agenzia, no? La condizione è che si tratti di affitti brevi, 5-6 mesi al massimo. Ah certo, così rende di più. Perché è reato, forse? Eh? E poi guardi che soltanto chi si ferma poco riusciva a sopportare la vicina. Che non aveva un carattere facile, questo almeno abbiamo capito. No, un inferno, colpi sul soffitto, urli, denunce. Guardi, meno male che i vigili avevano capito tutto. A quale agenzia si è rivolta, signora, per l'affitto? Immobiliare Carta, quella che sta in via De Gasperi. E lì due divani bianchi. Adele. Sì, va bene, Adele. Andiamo. Scusa, ma che hai? Niente. È troppo. Che cosa? Che siamo entrate qua ad immaginare che sia la casa nostra. E questo è che ti fa innervosire. Non lo so, dimmelo tu se è troppo. Per me non lo è. Io ti amo. E io allora? Non me lo dici però. Non c'è bisogno, scusa, l'hanno capito tutti, si vede, no? Ad Alessandro lo dicevi. Cosa c'entra? Io a Sergio continuamente, a lui a me. Glielo dicevi o no? Ma è necessario parlare di loro, eh? Stiamo parlando di noi. Sì, va bene. Sì. Io lo dicevo. Ma mi sembrano parole consumate, ecco. Hai ragione, Diana. Questa casa immaginaria mi ha fatto venire il cattivo umore. Non è la casa. Perché so io, scusa? Sì, sei tu. Ma mica perché non mi dice quello che vorrei sentirmi dire. O perché non riesci a immaginare due divani accostati. È perché non trovi la pace. Tania, non è vero. Neanche come ci riesci. Hai così paura che cerchi aggrapparti ad Alessandra. È lei che non mi lascia andare. Non è vero, Stefano. Anch'io l'ho provato e non è vero. Ma certo non posso essere io a convincerti. Lo so che ci vuole anche la mia firma. Me lo mandi e io lo porto all'ufficio passaporti. Ma fai una raccomandata e stai tranquilla. Sì, fai, vabbè, senti, adesso non posso. Fai come ti pare, bravo. Ciao. Scusate, ma pure rinnovare un passaporto sembra diventare una questione di Stato. Come complicare le cose semplici. E questo servite voi maschietti, a mettere ordine nel nostro caos. Barbara ha scelto il caos. Beh, notizie da casa Grandoni? L'inquilino del piano di sopra, ancora nessuna traccia. In compenso proprio ho parlato con la signora Vigogna, la vicina che ha dato l'allarme. Qualche elemento è venuto fuori, sì? Poco. Dice che quel tizio era sempre solo e girava di solito con una valigetta di pelle scura, marrone per l'esattezza. Ah, complimenti per la memoria. Ma non tanto da farne un identikit. La signora si ricorda questa borsa semplicemente perché ha la passione per le belle valigie. Peccato, poteva farci comodo. Comunque, se non li fermiamo, questi qua continueranno ad ammazzarsi a vicenda fino a quando non si saranno sterminati. Caro Walter, purtroppo non è che si ammazzano solo fra di loro. Shaka, l'avete visto? Sì, l'ho visto io. Come sta? Lontano, spento. Ci vorrà del tempo prima che possa tornare ad essere quello che era una volta. Io non credo che sarà così facile. Con la Dia, come va? E come deve andare? Ci chiamano loro se serve. Stefano, io ti ringrazio, sei un amico, lo so che mi dai compagnia. Però se ti metto con questa faccia, è meglio che te ne vai a lavorare nel tuo ufficio. Scusa, che oggi pure sto coso ci si mette. Che c'è? È mezz'ora che provo a collegarmi al database centrale, ma niente. Anche Tania, sono stato al suo bar, mi ha detto che c'ha problemi col registratore di cassa. Oggi le macchine hanno deciso di fare sciopero. Forse bisognerebbe farci qualcosa.
Ma a che? Alla macchina. Oh, finalmente. Emanuele Botti, numero di patente MI213. Non ci posso credere. Che? Non funzionate più? No, il vicino di quella che hanno ammazzato ha fornito un documento falso. Stefano, c'è un foglio che dice Sciacca non è abilitato ad attività investigative. Hai capito? Ma non dire così, guarda qui. Stefano, non posso nemmeno sentire e vedere. Scusa, Salvador, ma questo non c'entra con i fatti tuoi. Stefano, insisti? Me ne va. Sì? Pietro, sono Stefano. Senti, ci sono novità. E che hai scoperto? Allora, Emanuele Botti, o come cavolo si chiama, ha fornito un documento falso. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Data di nascita, nome, numero della patente, non torna niente. Che facciamo? Bene, mi faccio dare un decreto per mandare Anne Walter a casa del nostro uomo. Noi intanto ci facciamo quattro chiacchiere con quello dell'agenzia. Io non so che dire. Non avevo idea che fosse falsa. Come potevo saperlo, scusi? Certo, lei come poteva saperlo? Ha ragione, ma comunque non è per questo che l'abbiamo chiamata. Allora non capisco perché sono qui. Magari ci aiuta a scoprire la vera identità di questa persona. Francamente non vedo come. A questo ci pensiamo noi, non è un suo problema. Lei deve soltanto rispondere alle nostre domande. A caldo, eh? Vuole un bicchiere d'acqua? No, grazie. Perché io non sono abituato a queste cose. Ma pensate che c'entri con l'omicidio? Di certo non ci fa una bella impressione. Come ha fatto a entrare in contatto con questo signore che dice di chiamarsi Emanuele Botti? Via internet. Ha visto l'annuncio sul nostro sito e ci ha spedito un'email. Poi l'ha conosciuto di persona, sarà almeno venuto a vedere casa, no? No, gli sono bastate le foto sul sito. Poi... Ha già fatto un'idea. Strangolamento. Ma non credo le basti. Più o meno quando può essere successo? Da più di una settimana. Dovrei esaminarla per essere più preciso. Bene, sarebbe bello avere il referto prima del pomeriggio. Sarà fatto. Oh, mamma mia, almeno qui si respira un po'. Silla, pur di non sopportare questa puzza, andrò a fare una passeggiata e interrogare il vicino. Sì, è tipico suo. Buongiorno. Scusate il ritardo, ma ho fatto prima che potevo. Oggi è un inferno. Non preoccuparti. Non credo che abbia fretta la signora. Vado? Sì. Come mai non viene a controllare? Di colpo si fida di me? Io non mi fido neanche di me stessa, figuriamoci se mi fido di te. Segni di effrazione, dottoressa? Nessuno, né sulle finestre né sulla porta, mi ha detto la maglia prima di entrare con i vigili del fuoco. Quindi o l'assassino aveva le chiavi oppure ha trovato la porta aperta. Sì, oppure ha dei poteri che ancora noi non conosciamo. Altro? Altro, sì, ho rilevato delle impronte, devo confrontarle in laboratorio. Certo, è stato un miracolo con questo caos. Sarà difficile capire se hanno portato via qualcosa. Ma lei pensa a una rapina? Beh, diciamo che è un'ipotesi che un'altra. Ma no, che dici, sono pieno di lavoro. Ok, vado per domani sera. Va bene, senza ciao. Senza ritegno, non la finisce mai, senza ritegno. Signora Rigoni, ci fa qua? Vada in casa, forse meglio. No, no, in casa non ci posso stare. Se non controllo la situazione sto male. Ma pure tutto questo trambusto non è che mi metta allegria. Immagino. Io dovrei farle qualche domanda. Posso farlo adesso? Non sa cosa penso. Quando uno è vecchio. Arriva un momento nella vita in cui non siamo più persone. Si diventa una categoria. Perché dici così? Perché la verità. Io insegnavo matematica. Adesso sono solo una vecchia. Una nel mucchio. No, no, no. Mi lasci dire. Bisogna prenderne atto invece. Perché noi, se non ci truffano, ci rapinano. Se non ci rapinano, ci ammazzano. Non è detto che la signora Grandoni sia stata ammazzata per una rapina. Io non lo so perché l'hanno fatto. Non lo so. So soltanto che noi in Italia siamo più di 11 milioni. E allora non sarebbe meglio darsi una mano?
Certo, sarebbe meglio. Sua vicina però non la pensava così. Mi sembra di aver capito. E se ne stava sempre sola, a parte i gatti. Sola e barricata in quell'appartamento. Non aveva nessuno, non so, un parente, qualcuno che la venisse a trovare? Io non ho mai visto nessuno. Anzi, una volta che l'ho suonato perché non stavo bene, avevo bisogno, mi ha sbattuto la porta in faccia. Faceva storie con i vicini? Litigava con tutti, guardi. Gli inquilini, la padrona di casa. Quando le ha dato lo sfratto, è successo il finimondo. La padrona di casa, come si chiama? Valeria Manzillo. Valeria Manzillo. E l'appartamento di sopra, quello della signora Granduni, non è abitato da nessuno. Suoniamo, ma non ci aprono. E ultimamente un signore più o meno sulla quarantina, a meno che non abbia già lasciato l'appartamento. Come mai? Perché l'affittano a periodi. Comunque, guardi, la Granduni era fissata. I mobili li sentiva spostare lo stesso, anche se non c'era nessuno. E allora dava di matto, urlava sulle scale, si attaccava ai campanelli. Va bene, grazie. Io ho finito così. Lei non ha nessuno da cui andare per qualche giorno? Dei nipoti. Qualche amica. Si vede che ho paura. Solo un poco, ma resta tra noi. Sì, domani. Sì. E non ci devono stare errori. Hai capito bene? E quando hai fatto, torna qua. È tutto in ordine. Non credo. La guerra è caos. E noi ci stiamo in mezzo. State tranquillo, ormai De Giovanni c'ha solo terra bruciata intorno. Dimmi, Vincenzo, quanto valeva per te quell'uomo che ti hanno ammazzato? Cosa volete dire? Tutto si misura, anche il valore di una morte. Allora, quanto valeva e quanto vale quello che l'ha ammazzato? Che dovrei fare, secondo me? Fare finta che non è successo niente, don Carmè? Quello era uno dei miei, ed è grazie a lui se avete saputo. Io so solo una cosa, che ogni colpo sparato ne deve rispondere un altro, e questa è l'unica regola che conosco. Per me ormai c'è un solo colpo che conta. L'ultimo. Quando verrà il momento? Intanto la faccio pagare a chi ha ammazzato Ciro. Angela Grandoni, 73 anni, pensionata. Vedova dal 1961, niente figli. Altri parenti? Sì, ha due nipoti, una a Vienna, l'altra residente ad Avellino ed è sposata. Le abbiamo già avvisate. Bene. Dottore, che si ricava dall'autopsia? È solo un referto preliminare, ma so che la rapidità è apprezzata. Perché non sia a scapito della precisione? Decesso per strangolamento, risale a 10-11 giorni fa. Il corpo presenta segni che possono significare qualcosa? Sì, delle striature longitudinali alla base del collo. Quindi? Per ora niente, ma appena avrò finito l'esame vi farò sapere. La precisione è incompatibile con la rapidità. Ci aggiorni appena avrà approfondito. Certamente, se non c'è altro. No, non c'è altro. Buona giornata. Anche a voi. Da dove cominciamo? Beh, visto che non abbiamo trovato segni di effrazione, com'è entrato l'assassino? Mi pare di capire che la vittima non era il tipo da aprire a degli estranei, meno che mai affidargli le chiavi di casa. Beh, magari ha solo socchiuso la porta. L'assassino gli ha dato una spinta, è entrato e ha fatto il resto. La rapina all'anziano che finisce male è un classico. Certo, stabilire se hanno frugato quella specie di bazar non sarà un'impresa facile. Comunque il libretto al portatore con la pensione era lì, quindi... Insomma, la rapina non possiamo escluderla.
però non sembra molto probabile. Poi dobbiamo valutare i rapporti che aveva con i vicini di casa. Vabbè, erano così tesi da giustificare un omicidio. Ah, anche i futili motivi portano alla tragedia, è un classico anche questo. E poi questa Grandoni sembra che fosse veramente una persecuzione. Anche per i vigili urbani. Solo negli ultimi 6 mesi ha presentato 11 sposti contro gli altri condomini, tutti infondati. Probabilmente non ci stava più tanto con la testa. Sì, tutti infondati, però i vigili controlli hanno dovuto farli comunque. Sai che perdita di tempo. I soldi me li ha accreditati online. E con le chiavi come ha fatto? Le lascio sempre sotto lo zerbino, così i clienti sono liberi di arrivare a qualsiasi ora. Aspettarlo, questo è partito. E ha fatto anche le grandi pulizie. Magari l'agenzia ha mandato qualcuno. Certo, una bella differenza col casino del piano di sotto, eh? Non si può dar torto alla padrona di casa che la voleva mandar via, la signora. Vado a dare un'altra occhiata in giro, Walter. Beh. Comunque tutto nella norma, ha pagato la commissione d'agenzia, la caparra, i 2 mesi anticipati. Quindi lei non ha fatto altre verifiche? Cosa devo verificare? La Manzillo si preoccupa solo che gli inquilini si trattengano poco, mica come quella. Quella chi? La signora del piano di sotto? Sì, ma no, questi non sono affari miei. Però se avesse potuto gestire anche quello di appartamento, lo sarebbero diventati affari suoi. Un'altra bella provvigione, no? Il mio lavoro, che ci sarebbe di male? Nulla, per carità. Niente, tutta la casa è tirata a lucido. E qua? Pure. Che te ne pare? Ma questa si presenta con un documento falso e sparisce dopo 3 settimane. Certo, non si può pensarne bene. Carta, lei ha conservato le copie delle mail che vi siete scambiate? Certo, dovrebbe essere nel mio computer in ufficio. Ah, bene, ne avrò bisogno. Me le dovrà far avere appena possibile. Certo. C'è altro? No, può andare. Bene. Allora, buona giornata. Anche a lei. Allora, come ti è sembrato? Mi è sembrato uno molto contento di lasciare questo commissariato. Ma lei lo sa quanto costa rifare una fiancata alla macchina come la mia? Immagino più o meno quanto costa comprare la mia, direi. Sono 3 mesi che va avanti questa storia. Prima le gomme, poi gli specchietti, adesso basta. Avvocato, io il suo problema l'ho capito. Ma per la denuncia deve... Io non posso passare tutta la mattinata qua dentro. Mi chiami un superiore! L'ho già fatto! E lo solleciti allora! È inutile. Se ha detto che la riceverà tra qualche minuto, la riceverà tra qualche minuto. Ma è possibile che non ci sia qualcuno libero subito? No. Se preferisce passare un altro momento, noi siamo sempre qua. Ma tu guarda se devo sopportare le crisi isteriche di quello là. Come se non avessi già abbastanza di mio. Che c'è? Pettinella ricercava un attimo fa. Dottore Pettinella sa benissimo dove mi può trovare e dove passo le mie giornate. Questa volta lui non c'entra però, anzi. E tu che ne sai? Ho sentito che lo diceva Alcafasso. Il meglio per Sciacca sarebbe tornare a fare il suo lavoro. Ah, adesso ci mettiamo a origliare dietro le porte dei capi, bravo. Ma quando mai? Sono fermati qua davanti, che devo fare? Dovevo mettermi i tappi alle orecchie. Vabbè, continua, e poi? Poi niente. Cafasso gli ha detto dello psicologo della polizia e che lui ha le mani legate. E si sono chiusi in ufficio. Può darsi che questa volta abbia ragione. Chi? Cafasso o Pettinella? Lo psicologo. Poi, Antò, dimmi. Te lo mando subito. Auguri. Avvocato! Prego. Ma certo che parcheggio sempre lì, c'ho lo studio in quella via. Ha notato se questi episodi si verificano a un'ora in particolare? Che differenza fa, scusi? Magari ci dà un'idea di quando è più probabile beccare questi vandali, no? Ma che ne so, la macchina è parcheggiata lì quasi tutto il giorno. Ha mai ricevuto minacce, non so, intimidazioni? Ma no, niente minacce. È sicuro? Magari un cliente scontento, non lo so, ci pensi bene? Vi ho detto di no, è una minaccia. Quelli sono teppisti. Voi dovete mettervi lì, aspettarli e fargli passare la voglia. A questo punto la sua parte finisce. Come fare la nostra, quello pensiamo noi. Me lo auguro vivamente. Grazie. Le faremo sapere. Simpatico. Se l'hai dato una calmata quello? E? Quanto pare no.
Quello è uno di quelli che pensa di avere solamente i diritti, perché qualcuno non gli insegna pure i doveri. Che hai trovato tu? Non ho ancora finito, ma per ora non sono emerse altre denunce per atti simili nella zona. Strano. Che se si trattasse di vandali, beh, di solito si divertono a fare filotto, no? Magari ce l'hanno proprio con lui. E questo non mi sorprenderebbe, visto il tipo. Lui dice di no. Secondo me è una roba di donne, una storia di corna, tipo la moglie, l'amante. Una sola volta potrebbe pure essere, però tre mi sembra un po' troppo. Dipende da quanto ci fate arrabbiare. Spanò, è come se tu parlassi di una cosa che conosci bene. Oh. Spanò? È successo un sacco di tempo fa ed era un vero stronzo. E comunque il padre faceva il carrozziere. T'aiuto io. Grazie. Avevo capito che lo dovevi riordinare l'archivio, non traslocare. Dovevano stare in archivio, ma invece non ci stanno. Seguimi. Sono scappati? No, no, sono pratiche dimenticate, fascicoli mai distribuiti, eccetera, eccetera. Mi tocca fare la questua per colpa di certe persone che non sanno fare il proprio lavoro. Questo tema è qua. Invece la tua scrivania è ordinata, immagino. Chiudo l'interrogatorio? Sappi, Spanò, che il mio archivio ce l'ho tutto qua in testa. Mi vuoi aiutare? Sì. Piglia qua e seguimi. Subito. Allora. Senti, allora facciamo così. Io ti do una mano con la questua e tu ogni tanto mi fai consultare il tuo archivio personale. Quello anche è gratis. Comunque, accetto l'aiuto. Dottor Orlandi. Buongiorno. Due minuti sono da lei. Va bene, l'aspetto di là. Ma non vieni qua. Aiuto. Subito. Ma nemmeno uno stuzzicadenti, proprio tutto tirato a lucido. Che altro abbiamo per ritrovare questo signore? Valerio, mi sono fatto mandare tutte le email che ha scambiato con l'agenzia. Vediamo se la postale ne ricava qualcosa. Il titolare che dice di questa faccenda? Ah, lui fa finta di non saperne niente, naturalmente. E ti ha convinto? Ma sai, una volta che ha firmato il contratto e ricevuto la sua parcella, per lui finisce lì. E quindi? Ti insospettisce che si sia fatto rifilare un documento falso? No, però uno con la coscienza a posto come lui, perché deve essere così nervoso? E con questo dubbio ho incaricato De Pretis a indagare su di lui. Hai fatto bene. E qua c'è un aggiornamento di Berti. La Grandoni mostrava ecchimosi sul lato destro del collo e leggeri lividi intorno alla bocca. E che significa? Walter, significa che il nostro assassino è Mancino. Perché vedi, alzati, ti mostro una cosa. Io sono Mancino e ti sorprendo alle spalle. Cosa faccio? Ti tappo la bocca con la destra e ti stringo con la sinistra. Dove senti stringere? Qua, a destra. Come? Avete documentazioni su Silvia Masullo? Hanno chiamato dalla procura, dobbiamo mandare tutto quello che abbiamo. Ci hanno tolto l'indagine. Ma che pretendevano da noi? Abbiamo fatto quello che potevamo, no? Non tutto. Il Sant'Andrea deve restare su questa indagine, se questi non lo capiscono. Già ci sta pensando Cafasso, Stefano. In ogni caso, fin da adesso, tu ne starai fuori. Dottor, io il colpevole l'ho trovato, non me ne serve un altro. E io lo sapevo da principio che la stavo ammazzando, lo sapevo che la stavo uccidendo. Cercavo proprio lei. Che è successo? Hanno rubato tutto. La signora Olivia è convinta che il furto dell'auto sia da ricollegare ai problemi che ha avuto fin dall'inizio con i parcheggiatori abusivi. Il parcheggio è stato chiuso per anni formalmente, ma in realtà c'era questo gruppo di abusivi che continuava a gestirlo. Abbiamo recuperato il 90% della refurtiva, ma la cosa interessante è che questa refurtiva si trovava in una cava che si trova nel territorio di De Giovanni. Ho vinto una gara d'appalto regolare e la gestione di quel parcheggio tocca a me.
Qui siamo di fronte a una vera e propria guerra di scissione in atto. Allora tutti gli eserciti fanno il possibile per mettere le mani sui terreni liberi. La situazione è sotto controllo. Fino a quando non me lo trovo davanti a quello stronzo di matrone, nulla sarà sotto controllo. Lo troviamo, non ti preoccupare, pagherà tutto quello che deve pagare. E di quella del parcheggio che mi dici? Ah, quello è un problema risolto. Strano, perché a me risulta una cosa diversa. Ma che fate? Attenda! La massa di brutta la pistola! Il commissariato Sant'Andrea collaborerà con la DIA per l'indagine sulla morte di Silvia. Pensavo di riaverti tra noi. Se anche tu lo vuoi, ovviamente. Come vede, è ufficiale. Il Sant'Andrea è di nuovo nelle indagini. Speriamo solo di poter essere utili. Di quale filone dobbiamo occuparci di preciso? No, di nessuno in particolare. La DDA vuole un paio di nomi cui fare riferimento se e quando ce ne sarà bisogno. Mi scusi, dottor Menare, che cosa significa? Come sarebbe se e quando? Allora, preferiscono tenere loro il coordinamento delle indagini e delegare compiti operativi in caso di necessità. Ma noi siamo ben contenti di cooperare, però, come lo dice lei, sembrava una manovalanza la nostra. Dottore, provi lei a convincere i suoi uomini che questo è un grosso segno di stima. Ma sì, dottore, certo. E faremo la nostra parte, non ne dubiti. Ci sono aggiornamenti nelle indagini? Allora, stiamo cercando di stabilire il punto preciso da cui è partito il colpo che ha ucciso la Masullo. Però, come vede, abbiamo soltanto delle ipotesi. Ah, non basta la perizia balistica. No, la testimonianza di Sciacca non è stata sufficiente a chiarire la posizione della donna. Per cui, per risalire alla traiettoria del proiettile ci vorrà del tempo. La zona è stata perlustrata? Sì, sì, abbiamo anche trovato qualche traccia. Abbiamo trovato una gomma americana, carta di cioccolata e mozziconi di sigaretta. E quindi la speranza è nell'analisi del DNA. Vabbè, giusto una speranza, visto che siamo al buio anche sulla posizione del killer. L'arma del delitto? Un fucile di precisione, calibro 308 a frammentazione. Colpo sicuro. Un proiettile che non conserva rigature. Sa il fatto suo questo qui. Sciacca, come sta? Ci vuole del tempo in queste cose. Però io sono fiducioso. Valerio, se non c'è nulla in contrario, io vorrei mettermi subito a disposizione. Aspettavo solo che me lo chiedessi. E il secondo? Battiston? Ma com'è che andiamo tanto d'accordo? Vediamo se Antonio mi aspetta al varco come al solito. E dai, che oggi non sei nemmeno in ritardo. Anzi, fai una cosa, se vedi Giulia, dire di fare presto. Da quando mi sono svegliato ve lo dico a parte. È più forte di loro, da me. Tanto poi a noi ci cazziano. Buongiorno, dottore. Buongiorno a te. Sciacca, buongiorno. Fa piacere rivederla. Già tornato in servizio. Prima devo essere sicuro di potersi fidare ancora di me. Poi vediamo. Più! Vattene!
nella foto? Come mai non c'era Veneziani? Forse perché quei due cadaveri non ho detto che siano fatti del Sant'Andrea. Mi sa che hai ragione, dia in arrivo. Non ti sono molto simpatici, eh? Rizzo, scatta le foto. Guarda che ti si legge in faccia. Fai come ti ho detto, scatta le foto e fatti gli affari tuoi. Demetrio, hai trovato qualcosa? Niente. Come al solito, nessuno ha visto niente, nessuno ha sentito niente. Manco fossimo su un'isola deserta. Beh, comunque c'era poco da scoprire qua, Stefano. Questi o sono amici di De Giovanni, a farli fuori ci hanno pensato quelli di Matrone, oppure sono amici di Matrone e ci hanno pensato quelli di De Giovanni, è abbastanza matematico, no? Questa volta no, ma per no potrebbe essere mancante. Perché? L'uomo è Ciro Ranieri, lavorava a cantiere dove è stato trovato il corpo della figlia del boss. Ma non staremo noi a romperci le corna su questo caso, tranquilli. Buongiorno. Buongiorno. Dottore. Ci si rivede spesso ormai. Testimoni? Niente di niente. A parte una dritta di De Pretis. Non so, forse vuole parlare con qualcuno della DIA prima. Che a voi del Sant'Andrea piaccia stare in prima linea, questo lo sanno anche i sassi ormai, De Pretis. Ma qui c'è una guerra in corso, quindi mi risparmi il suo sarcasmo. Mi scusi, ma c'è andato di mezzo il nostro collega. Ecco le fotocopie. Ah, sì, ma ne fai altre 20, Alfio? Fai 30, va, aspetto qua. Alfio, telefonate per me? Te l'avrei passata, no? Non ero in ufficio, altrimenti non te l'avrei chiesta, lui? Niente. Alfio, aspettavo un fax importante, è arrivato? No. Sicuro? Sicurissimo. Allora? Niente. Niente fax, niente telefonate, niente di niente. Però se ci tenete tanto, vi chiamo io quando esce. Sono là dentro ormai da 2 ore. Frati. Buongiorno, dottore. Buongiorno. C'è altro da firmare? Controllo, dottore, ma non credo. Notizia De Pretis? È ancora sul luogo del delitto, dottore, c'è anche il questore. Ma perché Pietro non le ha detto niente? No, 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 me l'ha detto. Quindi il questore, la DIA, Menale. E così abbiamo esaurito il lavoro. Adesso non ci resta che commentare le notizie dei giornali. Ma sempre lavoro sarebbe, perché è tutto sulla guerra della Camorra, dottore. Commissariato Sant'Andrea? Dove? Va bene, mandiamo subito qualcuno. Che succede? I pompieri li hanno chiamati per entrare in un appartamento, ma vogliono anche una nostra pattuglia. Che faccio? Faccio io. Eh? Vabbè. Quindi, tenetemi informato, voglio sapere. Sì. Però è scrupoloso questo dottor Orlandi. Ecco. Allora, sabato? E allora che? Lui ha chiesto e io ho risposto, come da regolamento. Speriamo che lo psicologo sia meno lapidario. Alfio, appena esce, voglio nel mio ufficio il dottor Orlandi. Va bene, dottore. Vede, ispettore, le finestre sono quelle. E da quanto tempo sono chiuse? Ma di preciso non saprei, una settimana più o meno. Una settimana? Sì. E perché ci hai chiamato solo adesso? La signora è un po' strana e io non ci avevo fatto caso. Ma oggi che è successo di nuovo? I gatti, ispettore. È da stanotte che miagolano. Io non potevo più. E poi glielo dici una che i gatti li adora, eh? Sì, ma la signora non potrebbe essere andata da un parente, che ne so, a fare un viaggio? Ah, la Grandoni, no, ne dubito. E poi anche se fosse, quei poveri gatti stanno impazzendo là dentro. La prego, faccia qualcosa. Quello che possiamo. Aspetta, quelle sul retro sono chiuse, allora che si fa? Non lo so, si scusi. Prego. Che facciamo? E che facciamo? Aspettiamo che i gatti ci vengano alla via porta. Dobbiamo sfondare. Aspetta, ma quella la porta è blindata, ci vorrà una vita per... Ma che c'hai da fare stamattina? No. E allora? Procediamo. Sì, là, forza. Un momento, il tempo di prendere... Il tempo passato è troppo poco per aver già superato quello che è successo. Questo non significa che non sia idoneo al servizio. Può darsi, però io non posso autorizzarla a reintegrarlo subito nel suo ruolo. Potrei tenerlo su casi secondari. Ma vede, il problema non è l'importanza dei casi, ma è la sua capacità di autocontrollo. Quanto a quella sciacca, neanche troppo. È proprio quello il problema. Perché lui non lascia trapelare nulla, ma il trauma c'è, non c'è dubbio. Insomma, secondo lei sarebbe una specie di bomba a orologeria? Sì, che potrebbe esplodere domani o fra un mese, o forse mai. O magari trasformarsi in una vera e propria depressione. Ora è troppo presto per dirlo. Intanto? Intanto vacanza, riposo, relax,
Niente di originale, ma funziona. No, con lui non funzionerebbe. Lui si chiuderebbe in un posto solo. Almeno qui lo teniamo d'occhio. Ma avrà degli amici, dei parenti? Noi. Noi siamo la sua famiglia. Fino a poco tempo fa dormiva anche qui. Va bene, allora proviamo con un lavoro d'ufficio. Qualcosa che gli occupi la mente senza dargli stress. Potrei metterli in archivio. Purché stia lontano da azioni, indagini e qualsiasi pressione emotiva. Mi sembra la soluzione migliore. Grazie. Tornerò domani per un altro colloquio. All'inizio voglio seguirlo da vicino. E mi sembra giusto. Mamma mia, che è sta puzza? Fino a non accendere la luce, eh? No. È sempre un negozio di un Robby vecchio qua. I vicini l'hanno detto che la signora era strana, no? Apri un po' quella finestra, sì. Silla. Mamma mia. T'ha visto? Ma che fai, ti metti a giocare con il bambino? Un po' su sta bamba, te vai a vedere di là, vai! Aspetta, qua non c'è niente. Cioè, c'è sempre lo stesso casino, la stessa puzza, però... Silla, continua a controllare in silenzio. Fai attenzione. E peggio, aspetta, stavo... Cinque confezioni di cartelline morbide. Sì. 10 classificatori ad anelli. Sì. 3 pacchi. Devi andare in archivio o metti su una cartoleria? Mi hanno messo al sistema delle cartacce? E io questo faccio. Sistema delle cartacce, ma a modo mio. Andiamo avanti. 3 pacchi di bigliettini adesivi. Possiamo continuare? 3 pacchi di? Se potuto subito. 3 pacchi di bigliettini adesivi. Posa il suo telefono. Chi è al telefono? Non ne posso più di mia madre. Stai tranquillo, a patti ci penso io. E poi mi chiama 20 volte al giorno e serve questo e serve quest'altro. Alfio, il segreto c'è. Spegnilo. Sì, come faccio se mi chiama Patti? Se ti chiama Patti, possiamo continuare? Eh? E lei? Oh, Gesù mio. Dove vuoi che sia? Sì. Sta tranquillo che non voglio fare tanti discorsi. Meno male, grazie. Hai parlato già con lo psicologo? Veramente è stato lui a parlare, ha parlato tanto, ma non con me. Con Cafasso. Risultati? Mezzo servizio. Sempre prudenti, capi. No, può darsi che questa volta ci abbiano ragione. Hai saputo di Ranieri? Ranieri? Quello che lavorava al cantiere dove hanno nascosto il cadavere della figlia di Paternò. Comunque l'hanno ammazzato stamattina insieme alla fidanzata. Ma non è roba nostra nemmeno quella, perché io ho parlato con l'ispettore della DIA. Scusa. A mezzo servizio sto e a mezzo servizio voglio lavorare. Tutto il resto non mi interessa. Sì, dottore. È qui davanti a me. Va bene. Pettinella. Ti informo che è fuori dalla grazia di Dio. Dice che sono 20 minuti che ti aspetta. Possiamo continuare? Possiamo continuare. Ah, grazie. Venga qua. Allora, e dove eravamo giunti? Eravamo alle graffette. Sì, solo un secondo. Io ho finito, dottoressa, grazie. Va bene, a dopo. Sono tutto tuo, dimmi. Sì, ho prenotato giù alla Marina Grande per domani sera. Eh no, quella è una sorpresa. Sì, scusa, ma ora ti devo lasciare. Va bene, bacio, ciao. Scusi, sono interrotto. Se vuole passo dopo. No, io ho finito, per carità. Se il magistrato è d'accordo, per me si può rimuovere.